Buongiorno a tutti, sono Antonio Volini. In questo periodo mi sono state affidate le funzioni di reggere la presidenza dell'Istat e quindi do il benvenuto a tutti per questa giornata di lavoro dal titolo Check-up delle imprese italiane. Cercheremo di fare non solo la diagnosi ma anche la prognosi e anche la terapia per le imprese italiane. E sono davvero grato a tutti per essere intervenuti così numerosi. Abbiamo anche il piacere di avere le autorità centrali, il ministro Giovannini, le autorità locali, l'assessore Tajani e i rappresentanti degli altri ministeri, e quindi sono davvero molto lieto che siate qui oggi. La giornata è intensissima, abbiamo ecceduto nel quarto d'ora accademico cosiddetto perché siamo quasi alla mezz'ora, però sono sicuro che con la disciplina di tutti i relatori saremo nei tempi. L'evento di oggi rappresenta davvero un'occasione di analisi e dei confronti sulle caratteristiche della struttura produttiva e sui fattori strategici di competitività del sistema delle imprese. Il nono censimento generale dell'industria e dei servizi segna davvero una svolta dal punto di vista tecnico e metodologico nei censimenti italiani, ma di questo avremo modo di sentire. E l'operazione censuaria è stata molto complessa, è stata caratterizzata da innovazioni articolata in due grandi parti. È stato fatto un censimento virtuale per molti aspetti, ma ripeto, su questo sentiremo le relazioni dei colleghi e direttori di dipartimento dell'Istat. E poi l'altra innovazione fondamentale è che le informazioni saranno d'ora in poi prodotte e diffuse annualmente dall'Istituto. Queste innovazioni hanno consentito di ridurre largamente il cosiddetto fastidio statistico, cioè quel fastidio che si genera quando si è assillato da moduli, da richieste di informazioni, ma tutto ha fatto sì che noi si abbia al momento attuale una rilevazione diretta sulle imprese molto molto importante, che ci consente, insieme ai dati che derivano dai registri statistici, di disporre di una mappatura completa della struttura e delle strategie relative alle imprese con almeno 3 addetti. I dati del censimento sono disponibili, ma anche fruibili attraverso il data warehouse dell'Istituto. Altre informazioni sono diffuse attraverso il report di approfondimento e soprattutto i file di microdati sono accessibili per gli enti SISTAN e per i ricercatori esterni attraverso il laboratorio ADELE, ormai presente in tutte le sedi regionali dell'Istituto. L'Istituto sta investendo anche per mettere a regime rilevazioni multiscopo che si pongono sotto diversi aspetti come importante complemento al sistema armonizzato a livello europeo delle indagini strutturali sulle imprese. Da molti anni l'Istat, da molti molti anni, fa un'indagine multiscopo sulle persone e sulle famiglie, indagine fruttuosissima di dati e informazioni, e quindi questa indagine multiscopo sulle imprese completa il quadro informativo italiano. E questo percorso di crescita della produzione di statistiche sulle imprese che l'Istituto sta realizzando ha bisogno di un costante confronto con gli stakeholders e con la comunità scientifica, affinché essa avvenga non solo nel nome di una maggiore efficienza dei processi,
ma anche elevando la qualità e il valore delle informazioni statistiche e aumentando in definitiva la capacità di interpretare i fenomeni e di intercettare i cambiamenti in atto. Oggi vengono presentati molti risultati, sessioni plenarie la mattina e tre paralleli pomeriggio, più i poster, e discussi da autorevoli esponenti del mondo delle istituzioni pubbliche e private, della ricerca, delle imprese, dei media. Complessivamente il quadro che emerge è che i diversi settori e soprattutto le diverse dimensioni aziendali sono attraversati da profili di impresa notevolmente eterogenei. Comportamenti e strategie ad elevato potenziale di crescita e competitività sembrano alla portata di molte imprese di piccole dimensioni in tutti i settori e in tutte le aree del Paese. D'altra parte emerge anche una area di conservazione e comportamenti difensivi molto estesa e che coinvolge anche ampi segmenti di imprese di media e grande dimensione. La fase che sta attraversando l'economia italiana è ancora delicata e a difficoltà strutturali già note si sono sommati problemi ciclici e di carenza della domanda aggregata. Le analisi di oggi, che oggi verranno discusse, devono perciò essere lette anche come funzionali, e così ci proporremo di fare, all'individuazione di via d'uscita dalla crisi. Bene, con questo saluto io cedo la parola al professor ministro Enrico Giovannini. Enrico, prego. Grazie mille e buongiorno a tutti. Scusate per la voce un po' bassa, ma spero che il microfono mi aiuterà a farmi sentire. È un piacere naturalmente essere qui, Antonio, e a tutti gli ex colleghi con cui abbiamo disegnato anni fa questo censimento. Censimento che, come già stato ricordato, segna veramente un cambiamento radicale nel modo di svolgere i censimenti economici, ma anche nell'offerta statistica che il nostro Paese è in grado di fornire agli utilizzatori. Devo dirvi che quando, appunto, poco più di 4 anni fa, mi fu chiesto di prendere la posizione di presidente dell'Istat, come si fa sempre in Italia, scrissi una lettera mettendo delle condizioni. Una delle condizioni era il finanziamento dei censimenti. Eravamo ad agosto del 2009, il censimento dell'agricoltura doveva partire a settembre del 2010, i censimenti generali della popolazione a settembre del 2011, ottobre del 2011, e così il censimento dell'industria, dei servizi, del non profit. Non era facile in quel momento riuscire a convincere la classe politica a investire centinaia di milioni su un'operazione come il censimento. Perché vedete, mentre il censimento della popolazione era in qualche modo determinato da leggi, da regolamenti anche europee, quello dell'industria dei servizi, in particolare quello del non profit, non necessariamente venivano da un obbligo. E quindi vorrei ringraziare chi all'epoca credette in questa operazione, finanziando questa iniziativa, e chi naturalmente, faticando molto, l'ha realizzata in tempi straordinariamente stretti. Vorrei anche ringraziare, ricordando appunto l'inizio di questa avventura, tanti colleghi universitari, tanti ricercatori di istituzioni che hanno aderito all'idea di disegnare insieme i questionari, di disegnare insieme l'operazione, credendo in questa operazione, e quindi molti di loro oggi li ho visti come discussant, proprio perché fin dall'inizio hanno condiviso questa scelta. Queste erano le considerazioni da ex presidente dell'Istat. Qualche considerazione invece da ministro. Io vorrei fare come prima considerazione quella che riguarda la condivisione di queste informazioni, quindi se volete è una richiesta anche ai media.
Io sono rimasto abbastanza colpito che ogni volta che vado in Parlamento e assisto a un dibattito, la quantità di dati citati dai parlamentari è straordinariamente elevata. Questo è un bel passo avanti. Però tipicamente si citano i dati sulla disoccupazione, si citano i dati sulla povertà, si citano i dati sul PIL e così via. Sarebbe fondamentale che i dati che oggi vengono presentati diventino anch'essi patrimonio del dibattito comune. Perché vedete, i dati che discuterete oggi mostrano l'eterogeneità del nostro sistema produttivo. Quando qualcuno mi dice: ah, la cosa assolutamente che bisogna fare è questa è la cosa numero uno, dico sì, ma a favore di chi va questa iniziativa? Va anche a favore di coloro i quali, parlo di imprese adesso, sono magari in difficoltà, o vanno a favore di imprese che invece sono in crescita? Cioè, in altre parole, la semplificazione estrema del dibattito è basata sull'idea che forse esiste solo un tipo di impresa, solo un tipo di settore, solo un tipo di problematica. E il valore di questi dati di oggi ci mostra invece è proprio quello di mostrarci situazioni molto differenziate. Faccio un esempio che, poiché non ho visto i dati che oggi verranno presentati, ma ho visto le anticipazioni dei mesi scorsi in alcune audizioni anche. Il fatto che ci siano piccole imprese che sono fortemente competitive e innovative e altre che invece sono decisamente più conservative e sono maggiormente in difficoltà passa anche dalla capacità dell'impresa stessa e dell'imprenditore di organizzarsi in modo innovativo. Quella che l'Istat nel suo rapporto sulla competitività di qualche mese fa ha chiamato le imprese piccole che sono conservatrici e in difficoltà, bene, quelle imprese sono caratterizzate a parità di età media dell'imprenditore, parlo delle imprese con meno di 9 addetti, da un titolo di studio dell'imprenditore più basso, da minore interazioni con l'esterno, da minori interazioni con i lavoratori dell'impresa, con un approccio in generale molto più chiuso, molto più old style, lo chiamerei. Mentre invece altre imprese, a parità di altre condizioni, hanno degli imprenditori più istruiti, più pronti a dialogare con i propri lavoratori, più pronti a dialogare con l'esterno, magari portando anche qualche manager, che in altre imprese invece viene visto come qualcosa da cui assolutamente rifuggire. Uso solo questo esempio per dire quanto il nostro sistema produttivo sia eterogeneo. Ed è per questo che, e qui parlo del lavoro, anche con i colleghi del Ministero per lo Sviluppo Economico, abbiamo disegnato, prima dell'estate, durante l'estate e poi anche successivamente, dei provvedimenti che cerchino di aiutare sia certe tipologie di impresa, sia altre tipologie di impresa, riconoscendo proprio questa eterogeneità. Per cui, per esempio, sul mercato del lavoro abbiamo aumentato la flessibilità in entrata attraverso contratti a tempo determinato che però sia negoziata tra le parti sociali, addirittura a livello di singola impresa, e dall'altro abbiamo invece incentivato l'assunzione a tempo indeterminato. Qualcuno mi dice: ma oggi non assume più nessuno a tempo indeterminato. Bene, abbiamo ogni trimestre quasi 500.000 di assunzioni a tempo indeterminato, 1.700.000 a tempo determinato. Vuol dire che se le imprese non sono ancora pronte a fare il salto, dobbiamo fornirgli degli strumenti di flessibilità, ma dall'altro lato dobbiamo aiutare invece le imprese che vogliono espandere e stanno espandendo esportazioni, fatturato, produttività, redditività e anche occupazione ad avere una riduzione del costo del lavoro. Non voglio farla lunga, voglio soltanto fare due ultime considerazioni. L'eterogeneità dei comportamenti delle imprese può essere naturalmente una grande ricchezza, ma
è un problema nel momento in cui siamo, come adesso, in una fase di passaggio da una recessione che ha colpito durissimamente e continua a colpire durissimamente tante imprese e la possibilità di una ripresa che in qualche modo molte imprese vedono. Riuscire cioè a sostenere chi ha attraversato la crisi e a sostenere chi parte adesso, vorrei ricordare che secondo i dati appunto di Unicamere circa 100.000 nuove società a responsabilità limitata, quelle semplificate, sono condotte da giovani con meno di 35 anni solo nel primo semestre 2013. Sappiamo che molte di loro probabilmente non sopravviveranno, ma molte invece diventeranno le imprese trainanti di domani. Ecco, noi dobbiamo riuscire a fare delle politiche che aiutino questa transizione a un nuovo sistema produttivo. Quando disegniamo questo censimento, noi eravamo convinti che, poiché la data di riferimento è fine 2012, anche la data di riferimento è fine 2011, ma in realtà il questionario fu compilato poi verso la fine del 2012, speravamo di fotografare un paese uscito dalla recessione. Questa era la nostra speranza. In realtà fotografa un paese che ancora è in grande difficoltà. E poi l'ultima considerazione che vorrei fare ha a che fare con la ricerca. La ricerca per disegnare le politiche. È molto importante quello che ha detto il professor Golini prima sulla messa a disposizione di microdati per consentire lo sviluppo di modelli di simulazione, di valutazione di impatto delle politiche, tutti i temi su cui in Italia purtroppo siamo un po' indietro. Ecco, la mia speranza è che magari nelle pieghe dei vari bilanci, insieme al MISE, riusciamo a stimolare un po' più di ricerca su queste tematiche, perché solo usando questi dati possiamo sviluppare modelli che ci aiutano a prendere decisioni migliori e a valutare poi le decisioni che abbiamo preso. In questo senso, il fatto che questi dati verranno aggiornati continuamente, anno dopo anno, è una ricchezza straordinaria che fino adesso abbiamo avuto solo parzialmente, ma che apre la strada appunto alla costruzione di modelli di microsimulazione, di valutazione di impatto, anche a livello locale, che spero veramente diventino la pratica corrente. Quindi non vorrei essere così preso in giro, ma complimenti all'Istat per il lavoro svolto, complimenti a tutti i colleghi, che ex colleghi, che hanno svolto questa attività e soprattutto un invito forte a usare questi dati per prendere decisioni e valutare le decisioni prese. Grazie. Grazie al Ministro Giovannini. Mi pare che si sia potuto cogliere dalle sue parole non solo un'analisi attenta di quello che è successo e di quello che sta succedendo, però passando a un altro piano, dalle sue parole si evince chiaramente, almeno così mi è parso, che il suo cuore batte ancora anche per l'Istat, e quindi di questo siamo ovviamente molto felici. E ora la parola a Cristina Tajani, che è assessore alle politiche per il lavoro, sviluppo economico, università e ricerca del Comune di Milano. Assessore, prego. Grazie Presidente, io sono molto lieta di dare il benvenuto a Milano, al Ministro, a lei, e la ringrazio per aver voluto organizzare questo momento di confronto nella nostra città, un momento che non è soltanto, diciamo, descrittivo, ma contiene elementi di dibattito, e le tavole rotonde delle sessioni parallele lo dimostrano. La ragione che mi spinge, diciamo, ad accogliere con favore e con gioia, salutiamo il Ministro che ci lascia. Grazie. Dicevo, ci sono due ordini di ragione che ci rendono lieti di ospitare questo momento di incontro e di riflessione nella nostra città. Uno è di metodo.
e ha a che fare con l'antico legame, l'antica relazione tra il Comune di Milano e Istat. Nel corso degli anni la nostra amministrazione comunale ha investito molto nel settore statistico dell'amministrazione, nella consapevolezza che la valorizzazione, diciamo, del dato di conoscenza, non soltanto censuario ma di altra natura, potesse essere uno strumento utile al policy maker nella definizione degli interventi anche a livello locale. Da circa un anno l'amministrazione comunale si è dotata di un portale open data che si va arricchendo ogni mese sempre di più, non soltanto con dati amministrativi, diciamo, di produzione dell'amministrazione comunale, ma ospitando anche basi di dati che provengono da altri enti. Il censimento della popolazione ha per noi comportato, diciamo, un grande sforzo organizzativo, come lo è stato immagino per tutti i comuni d'Italia, ma l'abbiamo fatto nella consapevolezza che parte di quel patrimonio informativo poi ritornerà all'amministrazione comunale, che ne potrà fare, diciamo, l'utilizzo che ne stiamo facendo anche attraverso strumenti aperti di divulgazione. Il portale Open Data per noi non è soltanto uno strumento di appunto dialogo e apertura verso l'esterno, verso i cittadini, ma speriamo che possa essere anche un elemento che contribuisce allo sviluppo economico del nostro territorio. Non a caso negli ultimi mesi, dopo che la massa di dati contenuta sul portale era diventata significativa, l'amministrazione ha lanciato anche un contest per costruire applicazioni che, utilizzando il patrimonio di dati, potessero restituire, diciamo, strumenti anche digitali utili al sistema delle imprese e al sistema dei cittadini, utili alla scelta per esempio della localizzazione di una nuova impresa all'interno del nostro territorio. Ad oggi, grazie alla collaborazione con RCS, abbiamo sul nostro portale diverse applicazioni che sono state prodotte sulla base del nostro patrimonio informativo, che aiutano i cittadini e le imprese ad orientare le loro scelte. Quindi ci sembra, diciamo, di star contribuendo alla valorizzazione del patrimonio statistico e di informazioni, che viene anche da un'antica collaborazione tra appunto il Comune di Milano e Istat. La ragione invece di merito per cui ci piace contribuire alla discussione che avverrà anche nelle sessioni parallele riguarda appunto il tema della vostra presentazione, cioè lo stato del nostro sistema produttivo. Dall'osservatorio di una realtà importante dal punto di vista della produzione, come è il territorio milanese in senso allargato, evidentemente noi cogliamo sicuramente i fenomeni negativi, cioè il fatto che purtroppo, nonostante gli auspici del Ministro quando avete cominciato questo lavoro, non siamo ancora fuori dalla crisi, e quindi quotidianamente assistiamo a chiusure di imprese, anche, diciamo, storiche, a procedure di licenziamento. Ma contemporaneamente siamo in grado di cogliere degli elementi di trasformazione che probabilmente possono indicare anche, diciamo, delle strategie non soltanto per il sistema delle imprese ma anche per l'azione politica o per l'azione amministrativa. Sicuramente la realtà milanese, secondo i dati pubblicati recentemente dal Ministero dello Sviluppo Economico in questo caso, è il territorio che ospita il maggior numero di start-up innovative secondo, diciamo, la recente definizione data dal Ministero dello Sviluppo Economico. Quindi siamo in una realtà in cui, nonostante la crisi e nonostante diciamo, gli episodi di dismissione e chiusura di imprese, ne nascono anche molte con caratteristiche di innovatività, diciamo, secondo quanto è stato stabilito dal Ministero, ma anche secondo altri criteri, altri canoni che come Comune di Milano ci sforziamo di censire, per esempio il grande numero di imprese a vocazione sociale o che fanno del tema della sostenibilità la propria issue, diciamo, competitiva.
Siamo anche in grado di verificare come all'interno del sistema produttivo, diciamo, milanese, le imprese che sono più in grado di sopravvivere sono quelle di qualunque dimensione esse siano, quindi tra grandi, medie e piccole, che sono agganciate a reti lunghe, quindi che hanno una visione, un'internazionalizzazione tale che gli consente di competere su mercati diversi dai mercati interni nazionali ed europei. Questo ci indica sicuramente che siamo ancora in una situazione di estrema difficoltà, diciamo, della domanda interna, che il sistema di imprese che rimane agganciato soltanto a reti corte, può contare soltanto su relazioni di prossimità, fa più fatica del sistema di impresa che invece conta, diciamo, su una base territoriale, ma è capace di affacciarsi e di guardare all'estero, di essere agganciato a reti lunghe e non soltanto nella ricerca di clienti, diciamo, nello sbocco ultimo della propria produzione, ma anche nella ricerca di fornitori o di relazioni, diciamo, di mercato intermedie. Questo qualcosa ci dice ancora, appunto, della difficoltà del nostro paese, della domanda interna, della probabilmente necessità, diciamo, di intervenire su questo aspetto. Noi notiamo che l'elemento, appunto, dell'esportazione e dell'internazionalizzazione vale sia per le imprese dell'alto di gamma o per le imprese del lusso, della moda, che pure sono così presenti nel nostro territorio e che oggi stanno vivendo un momento di ripresa dopo una fase, diciamo, appannata del recente passato, ma vale anche per le imprese che sanno combinare, appunto, il sapere manifatturiero tipico del nostro paese con l'innovazione digitale. Osserviamo dei fenomeni di commistione oggi sul nostro territorio tra le antiche imprese artigiane di piccole dimensioni e l'innovazione digitale. Diciamo, questa frontiera del saper o del poter coniugare la tradizione manifatturiera anche di piccole dimensioni del nostro paese con l'innovazione tecnologica, con il tema del digitale che oggi oltreoceano è molto discussa, probabilmente può essere una chiave di sviluppo sicuramente per un territorio come il nostro. Io spero che il momento di oggi, diciamo, possa contribuire anche a livello locale, a livello cittadino, ad aiutarci a prendere delle decisioni, a combinare gli interventi che si svolgono a livello locale con quelli che si svolgono a livello nazionale. Molto spesso il tema del policy making vive questa, diciamo, disconnessione, questa incapacità di fare massa critica tra quanto si decide a livello nazionale e quanto si decide a livello locale. Io credo che in un'epoca di risorse scarse il tema di come concentrare, diciamo, gli interventi, scegliere, selezionare e concentrare le risorse sia oggi fondamentale. Bisogna uscire dalla frammentazione e dalla frammentarietà degli interventi e probabilmente anche avere una maggiore capacità di combinare interventi e politiche a livello nazionale e a livello locale. In questo ovviamente la nostra amministrazione è a disposizione di Istat e dei due ministeri coinvolti per momenti di riflessione ma anche di decisione. Grazie. Grazie davvero all'assessore Tajani. Chi si trova nella mia posizione non può che sentire con grande gioia di questo portale Open Data che ha organizzato i comuni di Milano e delle applicazioni per una sua utilizzazione più efficace e più efficiente. E certamente questo è il modo più corretto e stimolante di usare la statistica al servizio della collettività e di rendere veramente la statistica strumento di governo e di azione. Quindi grazie Assessore. Io sono mortificato nel dover chiedere alle due persone che sono qui a questo tavolo di contenere i propri interventi perché purtroppo siamo scivolati avanti nel tempo
E comunque sono sicuro che sia Stefano Pirpo sia Domenico Mauriello mi daranno una mano per gestire questi pochi minuti che ci mancano all'inizio dei lavori. Prego, dottor Pirpo, capo segreteria tecnica del Ministro dello Sviluppo Economico. Grazie davvero, Presidente, grazie a tutti. Io veramente vi rubo pochi secondi e obbedisco al mandato del Presidente. Sono in realtà qua semplicemente per portarvi il saluto del Ministro Zanonato, che non ha potuto essere qui presente oggi a Milano e mi ha chiesto un po' indegnamente di rappresentarlo, di essere presente. La mia però non è solo una presenza, come dire, istituzionale, ma vuole essere una presenza attiva e infatti parteciperò anche oggi ai lavori che si svolgeranno qui. Io sono molto contento di essere qua, sono contento in primo luogo, arrivo da settimane abbastanza asfittiche di discussione sulla legge di stabilità, essere qua a Milano a respirare un po' di nebbia, io sono un milanese di adozione, e parlare di impresa, parlare del motore, dei motori, della ricchezza dei motori di crescita di questo paese, per me è veramente una boccata di ossigeno. Sono altresì molto, ho guardato il censimento, ho visto le cose che già l'Istat ha prodotto, è uno strumento straordinario, il Ministro lo ha ricordato, è uno strumento straordinario in primis per chi un po' come me ha l'ambizione di fare un po' di policy making in questo paese. L'assessore ricordava la policy sulle start-up che insomma abbiamo più o meno disegnato al MISE, quindi per me è uno strumento eccezionale per valutare non solo lo stato di salute delle imprese, ma per costruire policy, per valutarle, per vederne gli impatti. In più offre una straordinaria occasione per andare un po' a misurare a 10 anni dall'ultimo censimento, in maniera molto ricca, molto più approfondita, molto più vasta, questo straordinario processo di trasformazione e metamorfosi che ha interessato il nostro Paese in 10 anni molto delicati per il suo sviluppo economico, in 10 anni che hanno visto la nascita dell'euro, l'abbandono delle politiche di svalutazione competitiva, il puntare con maggiore decisione alle politiche che investono nei fattori reali di competitività. Quindi questa è una grande occasione per andare a vedere quello che è successo, cosa è successo, dove è successo e per costruire forse politiche migliori per aiutare questo straordinario motore di 1 milione di imprese che questo Paese ancora ha a esprimere crescita e a essere, come dire, considerato come il vero motore su cui puntare nelle politiche a favore dello sviluppo economico. Grazie. Grazie infinite. Grazie al dottor Pirpo per quello che ha detto e anche per avermi aiutato a gestire questo pochissimo tempo che rimane. E adesso la parola va a Domenico Mauriello, capo ufficio studi dell'Union Camere. Prego. Grazie Presidente, buongiorno. Anche io davvero un rapido saluto. Sono qui a nome di Union Camere, l'Unione Italiana delle Commercio. Porto i saluti del Presidente Dardanello e del dottor Gagliardi che purtroppo oggi non potevano essere qui. Noi siamo tra i soggetti che, come diceva il Ministro Giovannini, hanno creduto in questo censimento fin dall'inizio. Non siamo soltanto quelli che utilizzano i risultati del censimento per le policy, per riuscire a riassestare la propria offerta di servizi, ma siamo stati anche coinvolti direttamente nella realizzazione del censimento. Chi mi conosce sa che appunto ero il responsabile di tutta la rete di rilevazione del censimento dell'industria e dei servizi del no profit sul territorio italiano. È stata una sfida enorme, Presidente, l'ha visto. In 3 mesi dovevamo chiudere un censimento dati ritardi. Abbiamo messo in campo tutta la nostra rete delle Camere di Commercio, 101 uffici provinciali di censimento, oltre 2.000 fra rilevatori e coordinatori, tante ore di formazione. Però quello che ci ha fatto più apprezzare, poi, ed è il motivo per cui siamo qui, attenzione, perché un anno fa non avevamo nemmeno ancora i risultati, stavamo ancora in fase di rilevazione, è proprio l'utilizzo di modalità nuove nella realizzazione del censimento. Ne parlerà poi sicuramente più tardi il dottor Mancini, credo, evidenziando le novità. Un utilizzo molto molto forte della rete, di internet, che ci ha permesso di avere addirittura il 72% dei ritorni per via telematica, un utilizzo massivo della posta elettronica certificata che ci ha permesso risparmi di tempo e di denaro, circa 250.000 euro risparmiati
attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata. Per cui su questo davvero siamo stati accanto all'Istat, fa parte della nostra vocazione non soltanto perché soggetti del SISTAN, ma anche perché tradizionalmente le Camere di Commercio hanno svolto questo ruolo di antenne delle economie territoriali. Mi fa molto piacere essere qui oggi anche perché, ripeto, al di là delle novità, delle innovazioni sul versante metodologico, degli strumenti utilizzati per la rilevazione, è importante oggi perché segna un momento anche nuovo rispetto al passato, in cui l'innovazione è anche nella comunicazione e l'innovazione è anche nella lettura congiunta dei dati. Diceva il Presidente che mettiamo i dati che presentiamo a mano sono patrimonio comune, patrimonio della collettività, patrimonio dei policy maker, patrimonio dei cittadini. Oggi parliamo del check-up delle imprese italiane. Mi fa piacere vedere che si centra molto di più l'attenzione sul tema delle filiere, dunque non più l'impresa fordista tradizionale, piccola, media o grande che sia, ma sulle filiere, e vediamo qual è lo stato di salute di queste filiere, come si pongono sui mercati internazionali. Ma proviamo anche a vedere, magari in un successivo incontro, fare dei check-up dei territori, perché queste filiere senza i territori poco significato hanno ai fini dello sviluppo, perché soltanto intrecciando imprese e territori si riesce a mettere in evidenza quel nuovo modello di sviluppo che sta creando non più ricchezza, non più soltanto ricchezza, ma anche benessere, di cui tante famiglie e tanti singoli imprenditori sono protagonisti. Grazie mille, Presidente, grazie per questa opportunità e grazie a voi. Grazie al dottor Mauriello, che ci ha testimoniato anche degli sforzi che sono stati fatti per portare a termine questo censimento in tempi brevi e con una efficienza veramente straordinaria. Davvero testimonia della capacità del nostro Paese di raccogliere l'azione, la testimonianza e le azioni di tanti soggetti diversi per portare a termine in maniera efficiente il compito che ci si è dati. Allora, ringrazio infinitamente i partecipanti a questa prima sessione di saluto e grazie davvero e inviterei il dottor Mancini e il dottor Monducci a tenere le loro relazioni di apertura su principali innovazioni e risultati del censimento. Grazie Presidente. Andrea Mancini è il direttore del Dipartimento per i censimenti e i registri amministrativi e statistici dell'Istat. Prego Andrea. Grazie Presidente. E proprio per dare la possibilità a questo convegno di discutere dei risultati del censimento, io cercherò di concentrare la mia attenzione soltanto su alcune delle innovazioni che sono state apportate con questo censimento, anche perché sono foriere di sviluppi futuri considerevoli. Di fatto questo è un censimento che potremmo dire ormai basato sui dati amministrativi e assistito soltanto per alcuni approfondimenti sulle imprese da indagini campionarie, ma soprattutto questo è il primo censimento che diventerà continuo, cioè annuale, in Italia. Come vedrete, l'offerta informativa che deriva dagli archivi amministrativi trattati e integrati statisticamente tra di loro si è non solo aumentata, non ampliata rispetto alla generazione dei registri ASIA del 2000 e del 2010, quindi c'è stato un salto con questo censimento, ma in effetti possiamo in grado di assicurare questo tipo di informazione, come già è stato accennato, negli anni successivi. Di fatto quindi noi abbiamo adottato una nuova strategia censuaria, per la prima volta il conteggio delle imprese, delle loro unità locali. Ricordo qui che il censimento viene fatto sostanzialmente per conoscere i territori, non è soltanto quante imprese sono attive in Italia, ma evidentemente con riferimento alle varie regioni, alle province, anche fino a livello di comune. Quindi le unità locali sono fondamentalmente la unità statistica di base di riferimento per il censimento.
quindi la loro localizzazione sul territorio, l'acquisizione anche delle principali variabili qualitative e quantitative, sono state tutte realizzate attraverso l'uso esclusivo di dati amministrativi. Dunque le imprese hanno conosciuto il beneficio di un minore impatto dell'onere statistico censuario. Noi abbiamo fatto riferimento alle imprese soltanto per integrare con una rilevazione campionaria che ha interessato direttamente 260.000 imprese, quindi il 5,7% delle imprese, naturalmente tutte le più grandi erano dentro al campione in termini autorappresentativi, e lo scopo di questa multiscopo era sostanzialmente quello di assumere informazioni variabili di interesse di tipo esclusivamente qualitativo. Di fatto quindi questo censimento, come dicevo, diventerà un censimento continuo, verrà ripetuto già con riferimento agli anni successivi a quelli del 2011. Di fatto il sistema dei registri statistici delle imprese è ormai abbastanza consolidato, con qualche, come dicevo, novità. Brevemente, gli archivi amministrativi sono ormai moltissimi, quelli che noi acquisiamo proprio in maniera continuativa e integriamo, sono tutte informazioni amministrative che vengono trattate e convalidate a fini statistici, perché naturalmente i contenuti devono essere coerenti con le definizioni, le classificazioni, le nomenclature che hanno validità a livello internazionale, e poi procediamo all'integrazione dei microdati. Questo significa che la base dell'informazione è costituita da record riferiti a singole unità statistiche e di fatto basate su microdati acquisiti da più fonti. Il sistema è piuttosto articolato, perché naturalmente al suo centro c'è Asia Imprese, ormai è una tradizione diciamo dell'informazione statistica in questo paese, ma abbiamo anche poi i registri dedicati alle loro unità locali, ai gruppi di impresa, alle imprese che importano ed esportano, alla demografia di imprese, quindi con relazione agli eventi demografici di impresa, e soprattutto oggi con il censimento abbiamo aggiunto Asia Occupazione, che è il registro nuovo, il registro che, come vedremo fra un momento, ha diciamo capacità informative assolutamente nuove. Direi che qui manca anche per esempio qualche registro di minor numerosità, ma non di minor importanza, ad esempio quello delle imprese a controllo pubblico. Di fatto, per le questioni attinenti ai registri statistici, noi abbiamo realizzato, come dicevo, questo nuovo sistema informativo che lega i lavoratori con le imprese, e abbiamo chiamato appunto Asia Occupazione. Di fatto questo ha, per il censimento, ha comportato anche un problema di stima del luogo di lavoro degli addetti di un'impresa. Quindi sistemare nel territorio, nelle varie unità locali di un'impresa, i suoi lavoratori, come vedremo fra un momento, ha richiesto lo sviluppo di una specifica metodologia. Di fatto il registro dell'Asia Occupazione nasce per produrre annualmente dei dati censuari sulla struttura delle imprese, sulle loro unità locali e la relativa occupazione. Si tratta di una struttura informativa di tipo Linked Employer Employee Database. E questo significa che collega ciascun lavoratore, le sue caratteristiche anche sociodemografiche, ormai lo stiamo linkando anche al censimento delle famiglie, quindi assumiamo anche informazioni, diciamo, sul contesto familiare del singolo lavoratore come microdato, e con l'impresa, cioè con il suo datore di lavoro. E il terzo elemento è la relazione che si stabilisce tra queste due entità, e quindi diciamo il rapporto di lavoro, le caratteristiche del job che in quel periodo, che in quello specifico tempo lega il lavoratore all'impresa. E ovviamente questo modello, questo diciamo sistema informativo, consente di calcolare non solo i livelli occupazionali delle imprese come stock a una certa data o anche come media di anno, ma consente anche di fare analisi longitudinali per misurare i flussi di lavoratori all'interno o tra diverse unità economiche, tracciare job histories e insomma fare tutto ciò che attualmente senza questi microdati era assai difficile o comunque assai costoso fare.
Noi entro questo sistema abbiamo i dipendenti, abbiamo anche però gli indipendenti, e questo è stato un lavoro piuttosto grosso di ridefinizione del sistema di attribuzione degli indipendenti nell'ambito del sistema delle imprese, tutti parasubordinati, i lavoratori cosiddetti esterni e i lavoratori con ex interinali con contratto di somministrazione. Dicevo che il censimento si fa per conoscere i territori e quindi questo significa che a partire da Asia Occupazione e a partire dal registro della Asia Unità Locali noi abbiamo dovuto fare un merge tra queste due informazioni e assegnare i lavoratori dipendenti che risultavano in Asia Occupazione alle singole unità locali, e per fare questo abbiamo dovuto sviluppare dei metodi di allocazione di questi lavoratori, su cui qui non è il caso di entrare, ma che debbono sicuramente riscuotere forse l'interesse anche diciamo così di chi si occupa di questi aspetti metodologici, perché effettivamente si tratta di una metodologia di assegnazione o di allocazione assolutamente nuova. La rilevazione campionaria su un'impresa è stata l'altro grande innovazione che abbiamo messo dentro, è stato ricordato dal ex presidente e ministro attuale Giovannini, e in effetti questo rappresenta anche la possibilità, riducendo comunque i costi della produzione statistica complessiva, di dare maggiori informazioni sulle imprese. Questo questionario multiscopo ha diciamo dei focus, questi focus che sono molti di voi forse già noti, ma che poi sono la base di quelle che sono le capacità informative e di analisi che caratterizzeranno già i dibattiti di oggi. Intanto il capitale umano, le strategie di innovazione, quelle di internazionalizzazione produttiva, le relazioni di impresa con il sistema finanziario, le relazioni di mercato e le relazioni tra imprese. Queste sono tutte sezioni del questionario che abbiamo utilizzato per la prima volta con il censimento del 2011 e che tutto sommato, come si ricordava, sono state questi questionari sono stati compilati nell'autunno del 2012. Anche se la data di riferimento del conteggio e del censimento in generale è il 31 dicembre del 2011. E questa rilevazione campionaria, come dicevo, ha avuto un complesso disegno campionario, ma la sua caratteristica fondamentale era quella appunto di avere soltanto variabili di tipo qualitativo. Vengo rapidamente al futuro perché di fatto questi programmi dell'Istat sono già stati decisi nell'ambito del programma statistico nazionale ma anche del piano strategico triennale dell'Istat, e in realtà significa che diventeranno continui nel tempo. Quindi la produzione di Asia con tutti i suoi sottosistemi di registri dedicati alle unità locali piuttosto che ai gruppi, ma soprattutto il nuovo registro Asia Occupazione sarà fatto ogni anno dall'Istat con riferimento non più a una data determinata ma alla media d'annuo, quindi riprenderemo la tradizione del periodo intercensuario, ma soprattutto che la stabilità un costo qui, ma soprattutto noi abbiamo la possibilità di fare questo lavoro dell'approfondimento attraverso la rilevazione campionaria multiscopo che verrà ripetuta a partire dal 2014. Sarà affrontata per specializzazioni annuali, non sempre, non tutti gli anni approfondiremo magari gli stessi temi, ma questo in qualche modo ci consente anche di acquisire una flessibilità maggiore durante il ciclo di produzione dei dati. Tutto ciò è disponibile sul sito dell'Istat. E volevo soltanto ricordare, non arriviamo al punto, c'era un'ultima slide interessante ma non fa niente, lo dico a voce, questo sito è già disponibile,
Il primo data warehouse è stato acquisito e messo su sul sito dell'Istat del data warehouse già a luglio dell'anno di quest'anno e riferiva non solo per le imprese ma anche per il non profit e le istituzioni pubbliche, riferiva diciamo così le informazioni principali, le variabili principali relative alle unità istituzionali, imprese. Adesso a novembre abbiamo aperto il data warehouse riferito alle unità locali, quindi acquisisce diciamo valenza l'informazione locale, l'informazione sui territori e entro il mese di gennaio dovremo aprire sempre sullo stesso data warehouse Asia Occupazione, che è già pronto ma abbiamo dei tempi di caricamento di non poco conto. Io auguro che questa giornata sia proficua, soprattutto ringrazio i lavoratori dell'Istat che hanno contribuito, quelli di Unioncamere che abbiamo sentito ha partecipato fortemente al facimento di questo censimento e mi auguro che questo diciamo, lavoro possa essere utile a un'analisi sempre più approfondita. Grazie. Grazie al dottor Mancini, direttore del capo del Dipartimento per i censimenti e i registri amministrativi. Grazie Andrea, abbiamo sentito di queste innovazioni e soprattutto mi pare che Asia Occupazione sia particolarmente rilevante e apprezzabile da tutti i punti di vista, anche per un'analisi territoriale del legame fra occupazione e impresa. Parlavi di stabilità, l'unica cosa che non è stato stabile sono state le slide, però insomma capita. E il dottor Monducci è pronto e adesso Roberto Monducci, capo del Dipartimento per i Conti Nazionali e le Statistiche Economiche, ci parlerà dei principali risultati del censimento. Andrea Mancini della principale struttura innovazioni e Monducci dei principali risultati. Roberto, prego. Abbiamo un problema. C'è un problema tecnico che proviamo a risolvere. Ok. Allora, io vi illustrerò, spero brevemente, alcuni risultati del censimento, in particolare quelli dell'indagine sui comportamenti delle imprese. Non ripeterò quello che è stato già detto anche dal Ministro Giovannini, che è sulla proprio la progettazione esplicita di questo censimento in modo tale da tener conto sia di aspetti quantitativi sia di aspetti qualitativi. Comunque, lo strumento si è rivelato molto potente, devo dire anche al di là di certe aspettative che avevamo, e l'aspetto quindi rilevante di questa operazione sarà anche quello di sfruttare i dati. Quindi io invito tutti a accedere agli strumenti di diffusione dei dati e anche ad avviare analisi sui microdati, anche se chiaramente questo ha dei limiti diciamo di logistica di accesso, però i dati ci sono e come vedrete hanno una ricchezza informativa veramente enorme. Questa è la struttura dell'intervento, salterò qualcosa sicuramente, però il primo punto è questo, sostanzialmente una sintesi di quello che è già stato detto. L'aspetto che vorrei sottolineare è questo: miglioramento permanente dell'offerta di statistiche ufficiali sul sistema delle imprese, quindi non un censimento one shot, ma un censimento che avvia proprio una fase nettamente diversa, in cui l'informazione aumenta in maniera veramente impressionante e il carico sulle imprese è assolutamente limitato. Questi sono i due messaggi che vorrei dare, perché questi qua sono messaggi assolutamente rilevanti non soltanto per l'Istat ma anche per il sistema produttivo, che non è sicuramente in grado di sopportare altri oneri informativi. Rapidissimamente, questa è una slide molto compatta, forse troppo, ma ci sono delle cose che è bene richiamare. Questa è la situazione, questa è l'Italia, siamo in una situazione ovviamente di recessione persistente, dura da 9 trimestri, questo è un problema chiaramente che come vedrete emerge in maniera molto chiara
anche dalle indagini. Abbiamo avuto una perdita di competitività, nonostante la forza delle nostre imprese sui mercati esteri, in ogni caso tutti gli indicatori standard ci dicono che c'è un problema, e abbiamo perduto un decennio in termini di crescita della produttività. Questo è l'elemento forse più rilevante a questi fini, quindi il censimento fotografa una situazione delle imprese che tendenzialmente nel corso degli ultimi 10 anni non hanno aumentato la produttività. Come sapete, l'incremento della produttività è il motore dello sviluppo. Se non aumenta la produttività non si distribuiscono risorse, ci sono problemi di competitività, e quindi questo è un aspetto assolutamente rilevante. La recessione, come vedete, siamo ancora sotto, questo timido, diciamo, i tassi di crescita, i tassi di variazione congiunturale negativi però tendono a riprendere, la UEM già ha ripreso leggermente, e quindi abbiamo, diciamo, un problema di persistenza. Un ultimo aspetto di carattere macroeconomico è questo. Questo è un aspetto non molto colto anche dagli analisti, che però ci tengo a sottolineare perché è l'elemento, secondo me, uno shock persistente che dura ormai da 2 anni. Questa è la divaricazione tra domanda interna e domanda estera rivolta alle imprese industriali. Questo gap non si rileva in nessun paese europeo. È una cosa impressionante. Sono 30 punti accumulati sostanzialmente dal 2011, quindi in 2 anni, di gap di crescita tra domanda interna e domanda estera. Se vedete le serie storiche all'indietro, non si è mai verificata una cosa del genere, e quindi questo è l'elemento, secondo me, di carattere proprio di scenario che va tenuto in considerazione nel momento in cui poi andiamo a valutare la competitività delle imprese e i comportamenti. Entriamo nei dati del censimento. Come primo obiettivo, il censimento ha anche uno scopo di monitorare la dinamica strutturale del sistema. E quindi banalmente, ma non è banale, misurare i cambiamenti in 10 anni. Io parto quindi dall'informazione proprio di base. Questa comparazione ci fa dire che in pratica il sistema italiano continua ad essere veramente pieno di imprese. Abbiamo 4 milioni e mezzo di imprese quasi, con più di 16 milioni di addetti. Nel decennio c'è stato un aumento di 340.000 imprese e 700.000 addetti, quindi la dimensione media è ancora diminuita. Un pattern territoriale abbastanza marcato delle dinamiche, il nord-ovest è fermo sostanzialmente, e in pratica ci sono dinamiche tendenzialmente più a vantaggio del meridione. Chiaramente in termini assoluti ancora siamo in una situazione di estrema differenziazione. C'è stata una fortissima ricomposizione settoriale, anche se non dimensionale. L'industria ha perso 100.000 imprese, quasi il 20%, e in pratica c'è avuto un calo di addetti che segue un po' quello delle imprese. Anche in questo caso, quindi, la dimensione media non si è mossa, e nonostante queste 100.000 imprese in meno, il settore industriale italiano comunque è un settore ad elevatissima polverizzazione, comunque con un tessuto imprenditoriale elevatissimo. Tant'è vero che il peso in generale delle grandi imprese è circa un quarto dell'economia, che è più o meno lo stesso di quelle con meno di 10 addetti. Quindi questo è un elemento importante. Grosse ricomposizioni settoriali, segnalerei soltanto la crescita assoluta, oltre che relativa ovviamente, del settore delle macchine. È l'unico settore, o quasi, che ha avuto una crescita assoluta nell'industria, e questo è un elemento importantissimo. D'altra parte si confermano dinamiche cedenti nei settori tradizionali e medi in Italy. Questi dati confermano questa specificità italiana nel contesto europeo. Io segnalerei solo l'ultimo punto, questo. In termini di valore aggiunto, il peso delle grandi imprese italiane sul totale è del 34,8% nella manifattura, 55 nella UE, 65,4 in Germania. Quindi noi stiamo 30 punti sotto la Germania come peso di valore aggiunto delle grandi imprese. Entriamo a questo punto nel merito. Noi abbiamo scelto quindi di fotografare un sistema dominato dalla piccola dimensione, in cui la dimensione media appunto si è ulteriormente abbassata, e per il quale è inutile dire che è necessaria una transizione dimensionale forzata. Noi siamo questi, l'Italia è un sistema
ad elevatissima imprenditorialità, anche nelle imprese medie e piccole, quindi non piccolissime. Il numero di imprese italiane è enorme comparato a quello degli altri paesi europei e quindi questo è la nostra, è il DNA delle imprese. Abbiamo deciso però di focalizzare l'attenzione su un sottoinsieme, perché 4.400.000 imprese da monitorare in termini qualitativi sarebbe stato un costo impressionante. Quindi abbiamo focalizzato l'attenzione su quelle con almeno 3 addetti, quindi che hanno un minimo di struttura organizzativa, un minimo di base occupazionale. Comunque rimangono 1.100.000 imprese con quasi 13 milioni di occupati. Quindi questo è il nostro campo, diciamo, di osservazione per quanto riguarda l'analisi delle dimensioni della competitività. I temi erano questi, come ha detto già Andrea, e i risultati sono, diciamo, di questo tipo. Per quanto riguarda struttura, governance e risorse umane, prevale una gestione familiare. Non è solo un problema dimensionale, ma la dominanza del controllo, ma anche della gestione delle famiglie è importantissima anche nelle imprese più elevate. Quindi questo è un tratto importante. L'appartenenza a gruppi coinvolge poche imprese, cioè abbiamo l'11% delle imprese, e quindi questo è un elemento che non sembra recuperare, diciamo, sinergie o dimensione in situazioni di bassa dimensione aziendale. Una parte importante della rilevazione ha riguardato l'imprenditorialità nelle microimprese. Sappiamo che nelle microimprese, che rappresentano circa la metà dell'occupazione delle imprese italiane, quindi stiamo parlando di imprese assolutamente dominanti, l'imprenditore chiaramente ha un ruolo centrale, proprio le caratteristiche individuali hanno un ruolo centrale. Questo è il primo punto, sono quasi tutti uomini e va bene, quasi l'80% ha più di 40 anni, in termini di territorio abbiamo sostanzialmente il nord-ovest che ha una componente molto importante di over 55, il sud ha una componente abbastanza rilevante di persone con meno di 40 anni, questo è un primo aspetto. Titolo di studio è tendenzialmente basso, i laureati sono pochi e quasi la metà arriva dal lavoro dipendente. Abbiamo però una percentuale intorno al 17% di imprenditori che non avevano nessun tipo di lavoro. Questo è importante ai fini proprio del potenziale anche occupazionale. Il 20% quasi degli indipendenti delle microimprese parte da zero sostanzialmente, quindi questo è un elemento piuttosto rilevante. Che succederà nei prossimi 5 anni, nei prossimi 3 anni? Sostanzialmente il 20% di queste microimprese sperimenterà un passaggio generazionale, quindi questa è l'aspettativa, il turnover generazionale coinvolgerà un'impresa su 5. Ancora sugli aspetti di gestione e controllo, questo aspetto sembra abbastanza importante. Comunque la famiglia controlla anche funzioni aziendali, quindi non soltanto la famiglia ha la proprietà, controlla, diciamo, alcune funzioni core, ma tendenzialmente entra, sembra proprio molto presente nelle attività di gestione dell'impresa. E questo fenomeno è presente in tutte le dimensioni aziendali. Quindi assolutamente poco diffusa la gestione manageriale. Questi slide sono state messe sul sito, sono a disposizione di tutti, quindi non starò molto a commentarle, però sostanzialmente è evidente che nel momento in cui l'impresa appartiene al gruppo la gestione manageriale aumenta, ma nemmeno tanto tutto sommato, quelle fuori dal gruppo è assolutamente irrilevante, direi. La formazione personale non è molto coinvolgente, solo 400.000 imprese, quindi siamo intorno al 38%, fortissima propensione, diciamo, fortissima crescita questa propensione all'aumentare la dimensione aziendale, le micro stanno a meno di un terzo, stiamo a metà nelle piccole imprese, per piccole intendo imprese con 10-49 addetti, quindi sostanzialmente per il mondo italiano non è proprio una cosa piccolissima, e poi chiaramente andiamo a saturazione nelle grandi imprese. Il sud su questo, sulla formazione, questo è il ranking regionale in termini di propensione alla formazione.
grosse differenze, andiamo da 20 sostanzialmente a 50 e in pratica il pattern è regolarmente nord-sud. Un altro aspetto importante, microimprese e ICT, si dice le ICT allargano il potenziale, diciamo, competitivo dell'impresa perché la mettono in relazione, perché chiaramente sono un fattore riconosciuto di competitività. Nelle microimprese c'è una buona diffusione, ma in pratica il 40% degli imprenditori non vede internet come vitale necessario per l'attività che svolge. Quindi questo è un elemento assolutamente rilevante. Quindi bassa diffusione del commercio elettronico. Sappiamo che il commercio elettronico anche, appunto, è un elemento di modernizzazione e di allargamento delle possibilità relazionali delle imprese, lo effettuano il 25%, ma in pratica lo fanno soltanto per acquisti. Le reti e le relazioni. Allora, questo secondo noi è un aspetto molto importante. Il questionario analizza tantissimo le tipologie di relazione dell'impresa, proprio perché si pensava, questo è riconosciuto in letteratura, che l'aspetto relazionale consenta a un sistema di piccole imprese di evolvere, quindi aumentare la dimensione effettiva, sostanzialmente la dimensione economica effettiva al di là di quella della singola impresa. Effettivamente c'è una forte diffusione, quindi abbiamo il 63% delle imprese che ha relazioni, e se calcoliamo una misura sintetica, diciamo, che tiene conto non soltanto di aspetti quantitativi, quindi la presenza, ma anche la varietà degli insiemi di strumenti utilizzati, l'ampiezza della rete e l'estensione geografica, abbiamo questo indicatore sintetico che va da 0 a 100, in cui siamo riusciti, diciamo, a sintetizzare proprio il grado di connettività delle imprese. Questo è il pattern dimensionale e questo è il pattern settoriale. Quindi ci sono evidenti differenziazioni che adesso andremo a vedere in maniera approfondita. Questa, un aspetto che emerge è questo: al sud abbiamo presenza di relazioni ma bassa intensità. Questo è un indicatore, appunto, di connettività. Come vedete, le differenze in termini di intensità delle relazioni tra nord e sud sono più forti di quelle che emergerebbero da una pura e semplice analisi della frequenza dei comportamenti di relazione. Strategie. In questo caso la crisi si è sentita, nel senso che noi abbiamo fatto la rilevazione a fine anno scorso, inizio di quest'anno, recessione piena e tendenzialmente anche una prospettiva che si era capito che non sarebbe stata di uscita veloce. Quindi abbiamo in pratica la prevalenza assoluta di strategie difensive, ma abbiamo comunque anche una situazione di questo tipo, grosse dei comportamenti proprio orientati all'aumento della gamma e accedere ai nuovi mercati. Soprattutto sulla gamma si lavora più che l'accesso a nuovi mercati. E queste sono le strategie. Questo è il pattern dimensionale. Chiaramente, come vedete, l'attenzione, diciamo, alla difesa, a non prenderle, come si dice, è comune a tutte le classi dimensionali. Appena ci muoviamo dalla strategia difensiva abbiamo chiaramente questo tipo di andamento. Questo è l'aumento della gamma, questo è l'accesso a nuovi mercati, soprattutto è molto discriminante, in questo la piccola dimensione è assolutamente penalizzata, e invece sulle relazioni non c'è molta eterogeneità. Sui mercati, abbastanza importante, visto, appunto, quello che avevamo visto in precedenza sulla divaricazione della domanda interna e domanda estera, devo dire che la dimensione bassa è molto penalizzante da un punto di vista dell'estensione del mercato. Abbiamo il 60% quasi dell'impresa che è assolutamente localizzata sul territorio, quindi questo è un aspetto importante. Quindi questo elemento conferma che la componente territoriale è importante e va analizzata, visto che la dimensione del mercato delle imprese è così legata al territorio. Una su cinque sta a livello nazionale e una su cinque è sui mercati esteri. Chiaramente questo è un ranking che privilegia sempre la strategia più
più elevato. Un'ultima slide, poi passiamo ai cluster. La connettività sembra rappresentare un elemento veramente importante della discriminazione e anche delle strategie. Questo si vede sui mercati esteri. Per allargare il mercato e andare all'estero devi essere assolutamente in relazione con altre imprese. Da solo non ce la fai. Quindi sostanzialmente c'è proprio questa regola che si può vedere qua. In pratica abbiamo proprio uno step importantissimo nel momento in cui si passa da imprese orientate al mercato interno a imprese orientate al mercato estero. Le differenze dimensionali tendono ad ampliarsi, quindi sostanzialmente il differenziale dimensionale nel grado di connettività è molto più forte nelle imprese orientate all'estero. L'innovazione, anche in questo caso, è evidentissimo. In pratica il blu sono le imprese senza relazioni e questa è la quota di imprese innovative. In pratica abbiamo questo tipo di andamento che a parità di dimensione, nel momento in cui innovi, hai un grado di connettività superiore a quello della classe immediatamente successiva. Come vedete, questo è un elemento assolutamente importante. L'innovazione richiede connessione. Un'ultima parte riguarda la percezione delle imprese. Noi abbiamo inserito questo tipo di elemento nel censimento perché la crisi effettivamente meritava un'attenzione particolare su come le imprese vedevano il proprio posizionamento competitivo. Abbiamo questo dato, il 7% delle imprese percepisce un posizionamento migliore, il 20% quasi segnala un gap, quindi diciamo c'è un differenziale molto ampio tra le imprese che si sentono migliori o molto competitive e quelle che invece rilevano una condizione di difficoltà. Il saldo è enormemente negativo per le micro e piccole imprese e migliora all'aumentare la dimensione. Più sei grande, più ti senti forte sostanzialmente. E questo è un elemento importante. Gli ostacoli, questi sono gli ostacoli rilevati, io non segnalerei tanto questi, segnalerei invece l'assenza di segnale sulla valutazione delle imprese per quanto riguarda le carenze di infrastrutture, la mancanza di risorse qualificate e la difficoltà di reperire personale o fornitori. Questo non emerge come una criticità. Il grosso sta sul finance, sostanzialmente, sul problema di ciclo e anche sugli oneri amministrativi. Ultime due slide. Come vedete, queste sono soltanto delle indicazioni e spero degli stimoli anche al dibattito che ci sarà tra poco. Noi abbiamo tentato di produrre una sintesi. Le sintesi sono sempre armi, piuttosto pericolose, perché chiaramente implicano una certa soggettività. Devo dire che le tecniche di analisi che abbiamo usato sono state molto avanzate, molto time consuming anche, per cui ci hanno lavorato in tanti su questo. E quello che emerge è questo. Dallo sfruttamento di tutta questa base informativa emergono questi raggruppamenti di imprese. L'elemento veramente impressionante è questo. Abbiamo il 63% delle imprese classificate come conservatrici e poi vedremo che significa. Ma abbiamo, quindi questo è un elemento importante che va assolutamente valutato. Abbiamo però questo gruppo molto interessante perché ha la portata delle nostre imprese, noi l'abbiamo chiamato le dinamiche tascabili e vedremo che significa, e poi abbiamo dei gruppi più ristretti, più specializzati, molto più aggressivi, che abbiamo definito come imprese aperte, innovative, internazionalizzate e spinte. Quindi abbiamo sostanzialmente una polarizzazione, tre gruppi in pratica, un gruppo veramente notevole di imprese che non esprimono un grosso potenziale di crescita, un gruppo interessantissimo che fitta molto con la nostra configurazione dimensionale e poi abbiamo questi tre punte importanti. Queste sono le caratteristiche essenziali del gruppo. Abbiamo messo anche la dimensione occupazionale perché questo è importante. Nelle conservatrici
c'è la metà dell'occupazione sostanzialmente, abbiamo 6 milioni di addetti, però abbiamo 2 milioni e mezzo di addetti in quest'area molto interessante che esprime dei comportamenti tendenzialmente innovativi e dinamici per l'appunto. Il gruppo delle internazionalizzate spinte ha soltanto il 2,6% delle imprese e sostanzialmente è proprio la punta di diamante dell'internazionalizzazione. Queste sono alcune strutture, abbiamo in pratica le conservatrici molto terziarie, anche nelle dinamiche tascabili, l'incidenza dell'industria aumenta nei segmenti, diciamo nei gruppi più complessi a maggiore performance ed apertura. Questo è, diciamo, la struttura dei cluster per tipo di mercato. Mercato locale assolutamente dominante nelle conservatrici e mercati esteri, eccoli qua, come vedete nelle aperte, che sono tendenzialmente piccole imprese, abbiamo il 70% che sta all'estero. Questo è abbastanza importante, le strategie, in pratica abbiamo le conservatrici, eccole, assolutamente difensive, non hanno nessuna intenzione di aumentare la gamma di prodotti, non intendono accedere a nuovi mercati, non hanno nessuna intenzione di attivare relazioni tra imprese. Questi sono i comportamenti dei due terzi delle imprese italiane. In conclusione, la nostra valutazione è questa. Questo è un materiale da sfruttare, come hanno detto in tanti stamattina, bisogna trovare il modo proprio di valorizzarlo, perché con i cluster, diciamo, si fa una presentazione, si fa una prima stilizzazione, ma poi bisogna entrare nel merito. Io direi che dal punto di vista anche della tavola rotonda, che ci sarà dopo, da un lato appunto abbiamo un'area di conservazione molto importante, però abbiamo comportamenti e strategie complesse anche in zone del paese, in zone, segmenti dimensionali assolutamente di piccole dimensioni e in teoria non attrezzate alla sfida, per esempio internazionale o dell'innovazione. Un'ultima cosa è questa: noi abbiamo la possibilità di associare ad ogni impresa i suoi risultati economici. Dal prossimo anno avremo su tutte le imprese italiane, quindi 4.400.000 unità, i loro risultati economici allineati e confrontabili. Da prime stime che abbiamo effettuato, io segnalerei, perché secondo me è un'indicazione anche chiara sull'impatto di questi comportamenti sulla performance, che per le piccole imprese nell'ordine abbiamo un impatto molto forte sulla produttività in relazione all'estensione del mercato, parliamo non soltanto di mercato internazionale, ma anche di mercato banalmente regionale, si passa, diciamo, step by step, al management, valorizzazione delle risorse umane, l'outsourcing e poi dopo innovazioni di processo, organizzative e di prodotto. Questi sono soltanto alcuni stimoli al dibattito. E secondo me l'intuizione che abbiamo avuto, che abbiamo condiviso anche con le Camere di Commercio e con altri stakeholder, di progettare un censimento di questo tipo, secondo noi, darà effetti anche sulla nostra capacità proprio di lettura di come possiamo uscire dalla crisi e sostanzialmente come possiamo valorizzare le risorse imprenditoriali che abbiamo. Grazie. Grazie al dottor Monducci per questa ricchissima relazione che avrebbe avuto bisogno di molto più tempo, ma che da un lato è messa sul sito, come lui stesso ha ricordato, e quindi chi vuole approfondire può farlo con facilità, e dall'altro, cosa non meno importante, sarà dibattuta nelle tavole rotonde di oggi. Quindi possiamo chiudere questa prima parte, lasciatemi solo dire che voglio ancora una volta ringraziare calorosamente tutti i colleghi, gli amici che hanno accettato di contribuire con propri contributi alla giornata di oggi
che, come si è visto dalle due relazioni dei dottori Mancini e Monducci, è particolarmente significativa. E veramente mi pare che questo censimento e le analisi che si possono fare possono portare un contributo concreto allo stimolo e all'innovazione e alle politiche. E mi ricollego sia a quello che ha detto Giovannini, sia a quello che ha detto Tajani, come collegamento fra informazione, fra informazione e politica. E un tempo c'era grande o disprezzo in alcuni pochi casi, o in molti casi non curanza nei confronti della statistica. Oggi ci si rende conto che invece la statistica è elemento fondamentale per la politica, e la statistica però si basa su quello che noi forniamo. La statistica è una elaborazione di informazioni, e le informazioni le diamo noi. Quindi queste analisi, questi risultati, questi prodotti ci aiutano a stabilire come sia importante il nostro contributo di ognuno di noi che fornisce informazioni che si traducono in informazioni statistiche. E prima di chiudere davvero, lasciatemi dire quale privilegio io abbia in questo periodo della mia vita a presiedere un istituto come l'Istat di altissima qualificazione tecnica e professionale. È davvero un istituto di straordinaria importanza per il nostro Paese, sia in sede internazionale sia in sede nazionale. E da ultimo di ringraziare tutti coloro che in sede Istat hanno contribuito a rendere possibile questa giornata. Grazie a tutti di nuovo. Allora, adesso cominciamo con... Buongiorno, sono Patrizia Caccioli, direttore della comunicazione dell'Istat. Velocemente pregherei i partecipanti alla prima tavola rotonda, e in particolare il collega moderatore Carbini di classe CNBC, e di cominciare questa prima tavola. L'unica cosa appunto che devo comunicarvi è che, essendo andati un po' oltre con i tempi, rispetto all'ora e mezza prevista, dobbiamo non superare l'ora, un'ora, un'ora e dieci, un'ora e un quarto, e così comunque finiremo alle 14:00, cioè con un quarto d'ora di ritardo. Prego a tutti di sedersi e grazie, buon lavoro. Grazie, adesso cerchiamo anche di recuperare per non farvi saltare il pranzo. Buongiorno, benvenuti a tutti anche da parte mia. Il ministro Giovannini, ma poi anche il presidente Golini e Monducci ci hanno invitato a fare uso, a utilizzare questi dati, questa fotografia che l'Istat con questa profondità è riuscita a scattare delle imprese italiane. Il modo migliore mi sembra quello di partire da questi dati per capire quello che c'è da fare, quello che le imprese possono fare, il sistema paese, per uscire definitivamente da questa situazione così negativa per l'economia, e soprattutto per questa fotografia che è stata scattata. Questo 64% di imprese definite conservatrici mi ha messo un brivido addosso, anche se corrispondono esattamente a quei 2/3 di prodotto interno lordo che derivano dalla domanda interna, dall'economia domestica. Andiamo a analizzare alcuni spunti partendo da una focalizzazione su 3 aspetti, che sono la struttura, l'organizzazione delle imprese e anche il fattore delle risorse umane. Vi presento gli ospiti con cui ne parleremo, che sono Giorgio Ambrosoni di Rete Impresa Italia, dottor Matteo Bugamelli, che è responsabile nel servizio studi di Banca Italia della divisione che si occupa di strutture economiche e mercato del lavoro, Gianni Camisa, che è amministratore delegato di Deda Group, che è una società che si occupa di information technology, il professor Gianluca Spina, che insegna al Politecnico di Milano economia e organizzazione aziendale, e Roberto Zuccato, che è presidente di Confindustria in Veneto. Senta Spina, io inizierei da lei per una reazione a caldo a questi dati che abbiamo appena visto. Alcuni elementi hanno ricordato qualcosa che già sapevamo, ad esempio il tema del controllo familiare nelle imprese. Le nostre imprese sono prevalentemente imprese di natura familiare, dove però questo intreccio tra proprietà, controllo, il tema di una scarsa
presenza di manager diventa in questa fase un ostacolo alla crescita in termini anche di internazionalizzazione, che è un processo che richiede competenze, richiede organizzazione, richiede relazioni tra imprese che le piccole, piccolissime imprese italiane fanno un po' fatica, tant'è che il 64% è rimasto, è finito in questo cluster che sembra un po' condannato delle aziende conservatrici. Che idea si è fatto lei di questi risultati da questo punto di vista? Cosa vede accadere anche nel rapporto con le imprese? Sì, grazie Andrea. Ma la prima cosa che voglio dire è che sono veramente grato e un po' anche sorpreso di questi dati che ci propone l'Istat, perché io non sono un economista, sono un ingegnere gestionale e diciamo, i dati che tradizionalmente produceva l'Istituto Centrale di Statistica sicuramente erano interessanti, fornivano un'anagrafica generale delle imprese, ma mai consentivano di andare dentro le singole imprese, naturalmente in modo aggregato, per capirne i comportamenti, le strategie, che cosa fanno, che cosa temono. Quindi è la prima volta che vedo un'indagine di questa natura e per chi si occupa di impresa, è interessato a guardare dentro la black box, questa è una novità assoluta. E io credo che sono molto contento di sentire che in realtà non è un'operazione spot, ma è un nuovo corso o comunque un orientamento progressivo dell'Istituto Nazionale di Statistica. Quindi veramente grazie su questo. Ecco, i dati che vengono fuori confermano alcune cose che naturalmente senza avere la forza, la potenza di numeri così grandi, chi si occupa di impresa con indagini sicuramente meno significative dal punto di vista statistico, però in parte aveva. Io voglio, tra i molti spunti che ci sono, raccolgo subito quello che tu hai lanciato. Dunque c'è un tema dimensionale collegato a un tema di managerializzazione, di capacità di gestione manageriale delle imprese. Allora, sicuramente i dati sono molto preoccupanti, soprattutto se li mettiamo a confronto, oggi qui non, questi confronti non sono stati fatti, non era il contesto, ma con quello che succede in altri paesi. Quindi diciamo che in generale moltissime ricerche e analisi ci dicono che il tasso di managerializzazione, le competenze manageriali, anche le responsabilità manageriali, che non sono necessariamente disgiunte dal controllo familiare, perché i figli degli imprenditori possono anche studiare management e praticarlo, e quindi il tema poi a un livello micro forse va affrontato in un modo un po' diverso dal distinguere, dal misurare soltanto la presenza diretta dell'imprenditore o della famiglia nelle funzioni chiave. Però certamente è un tema che ci vede molto arretrati rispetto ai principali nostri competitor, almeno a livello europeo certamente, Francia, Germania, che sono gli altri due grandi paesi industriali, perlomeno con una tradizione industriale forte. Allora qui io voglio segnalare un punto di cui c'è una certa percezione nel paese, ma secondo me non abbastanza diffusa. Il tema della fuga dei cervelli, ma non dei cervelli degli scienziati, quella ne parliamo da mo', lo sappiamo, è comunque un problema rilevante, no? Ma quello che oggi c'è in modo massiccio, impressionante, è l'uscita dal paese dei giovani con un profilo di tecnici, di giovani manager o aspiranti tale, quindi per intenderci quelli che escono dalle università di economia e commercio e di ingegneria, anche altri, ma il grosso viene da lì, che in modo crescente escono dal paese, addirittura escono dal paese dopo il primo triennio di studi. Quindi, come sappiamo, noi oggi abbiamo ormai da tempo un assetto universitario basato sulla laurea breve, triennale e poi la laurea specialistica. Noi quello che misuriamo, io lo misuro dal mio piccolo osservatorio del Politecnico di Milano, è la tendenza fortissima dei bravi, soprattutto, a uscire, ad andare. E gli altri dati ci dicono che quelli che escono difficilmente ritornano, se non in percentuale molto, molto modesta. Quindi il tema della
la bassa managerializzazione del sistema economico produttivo italiano, che è un poi un tema fortemente connesso alla produttività, alle performance di queste, delle nostre imprese, è un tema che si aggraverà in futuro se noi non siamo capaci di invertire questa tendenza, che naturalmente non si risolve con la chiusura delle frontiere, che non è un'operazione né possibile né intelligente, anzi ai nostri giovani fa bene andare fuori, ma per esempio noi siamo pochissimo attrattivi, lo dico con un senso di autocritica, nel senso che il sistema universitario italiano è mediamente pochissimo attrezzato in questo senso, per attrarre qui da noi giovani leve e quindi in generale creare un ambiente, un contesto attrattivo che poi può dotare il paese di quelle risorse manageriali che penso siano una degli elementi, del resto non è stato messo come dire in luce da me ma dai dati che sono stati presentati prima da Monducci. Quindi io credo che questo sia oggi uno dei temi più critici. Poi ce ne sono altri, però forse... Poi ci arriviamo dopo. Bucamelli, abbiamo visto questo contenitore, il più grande, con il cluster delle aziende conservatrici, quasi il 64%. Poi ci sono sicuramente aziende sanissime che vanno molto bene, che hanno strategie difensive, che hanno messo in campo in questi anni di difficoltà, ma abbiamo l'impressione che se la geografia di questa mappa non cambierà il prossimo anno, al prossimo censimento e l'anno ancora successivo, sarà l'economia nazionale a soffrirne. Che cosa serve per trasportare parte di quelle aziende nei cluster più aperti e spinti anche verso l'internazionalizzazione? Sì, grazie. È una domanda da un milione di dollari. Cosa serve partire da qui? È molto difficile. Diciamo, il primo elemento che viene fuori da questa... validissima indagine dell'Istat è una conferma di quello che io chiamerei dualismo, cioè il nostro paese dei dualismi, qui c'è un nuovo dualismo, qui abbiamo questo numero elevatissimo di imprese, le conservatrici, che paiono essere su molte dimensioni indietro rispetto alle altre. Quindi questo è già un primo elemento che secondo me spiega tanto di quello che sta accadendo e che noi, diciamo, come analisti dobbiamo cercare di interpretare, no? Non siamo un paese che va a rotoli nel suo complesso, abbiamo dei dati aggregati molto insoddisfacenti e qui c'è forse una spiegazione e il motivo è che c'è una fetta grossa del nostro sistema produttivo che non ce la fa. A fianco a questa, per fortuna, abbiamo invece imprese che ce la fanno, ecco, ovviamente la numerosità è più bassa e deve essere così, altrimenti il dato aggregato sarebbe inspiegabile, però sono imprese su cui indubbiamente che ci danno speranza, che sono imprese che hanno tutte quelle caratteristiche positive di management, come è stato detto, di strategie, internazionalizzazione, innovazione, tutto quello che è necessario fare per poter essere competitivi nel mondo. Direi di più, sono anche imprese nel confronto internazionale che operano in un paese in cui quegli elementi che vengono riassunti nelle statistiche doing business, no? Tutte i costi amministrativi e burocratici, la qualità delle infrastrutture e così via, tutto rema contro, no? Tutto sembra remare contro. E noi, ciò nonostante, abbiamo questo gruppo di imprese che è in grado di farcela e ce la fa al pari che negli altri paesi. Quindi qui il punto diventa di politica economica, ci provo, ovviamente è molto difficile, però... sicuramente bisogna capire, guardando a queste imprese conservatrici, effettivamente che potenziale hanno. Questa secondo me è la domanda chiave, nel senso che da un lato ci può essere una visione incredibilmente pessimistica e dire ok, ci sono tutti quegli elementi negativi, in particolare quando gli elementi negativi diventano elementi di management e proprietà, forse c'è poco da fare, cioè nel senso che sono imprese che sono nate con scarse potenzialità, magari avevano grande potenzialità negli anni 70, negli anni 80, poi il mondo è cambiato e oggi non ce la fanno. Allora se questa è la conclusione, ovviamente questa non dico che è la mia conclusione, questo richiede chiaramente ulteriori indagini, ulteriori analisi, cioè avere questi dati e cominciare ad analizzare questi dati nel profondo e nel dettaglio sicuramente può consentirci di dare risposta a questa domanda. Allora se dicevo se questo è il primo scenario, cioè se lo scenario è pessimistico su questo gruppone di imprese conservatrici, beh allora dobbiamo focalizzarci su strategie, su politiche che spostino risorse. Quindi qui la seconda parola chiave è la riallocazione delle risorse, cioè dobbiamo togliere risorse produttive, lavoro, capitale lentamente da queste imprese e spostarle
pian piano sulle imprese migliori, quindi in un certo senso dare alle imprese migliori la capacità di crescita dimensionale. Come si fa? Ovviamente è complicatissimo, la finanza ha un ruolo importante su questo, ovviamente c'è tutto un sistema di ammortizzatori sociali che va disegnato, perché quei lavoratori che escono da quelle imprese conservatrici ovviamente avranno dei periodi, delle fasi di difficoltà. Lo scenario diverso è invece quello in cui all'interno di queste 600.000, mi sembra 600.000 imprese, invece ce n'è una fetta importante che ha delle possibilità. Io questo ovviamente di nuovo, come non sapevo se lo scenario negativo è quello realistico, non so neanche se quello positivo è quello realistico, e quindi provare a ragionare più su politiche a livello di impresa, quindi diciamo su quel termine generico che possiamo chiamare politica industriale o su qualunque altro aspetto che abbia a che fare col finanziamento, quindi cercare di dare a queste imprese la capacità di uscire da questo angolo in cui purtroppo si sono messe, un angolo in cui non riescono a innovare, non riescono a internazionalizzarsi e così via. Mi sembra abbastanza chiaro dalle evidenze di oggi e da quanto si legge e si scrive ogni giorno che quelle sono le variabili chiave. Dopo sentiremo parlare ovviamente di strategie, però bisogna innovare, bisogna internazionalizzare, entrambe le cose richiedono denaro, richiedono risorse finanziarie, richiedono capacità manageriali, richiedono lavoratori istruiti e competenti e così via. Quindi se c'è del potenziale in quel grande gruppo di imprese, allora politiche mirate possono sicuramente aiutare. Presidente Zuccato, passiamo al punto di vista degli imprenditori, che questi dati non solo li studiano e li analizzano, ma li vivono giorno per giorno. Cosa sta succedendo sul suo territorio, nelle imprese in carne e ossa, dal punto di vista anche del cambiamento organizzativo che le circostanze dell'economia hanno indotto in questi ultimi anni e che è stato fotografato dall'Istat? Sì, grazie, buongiorno a tutti. Scusatemi la voce, ma mi sono rimesso in piedi ieri e non volevo mancare oggi a questo importante appuntamento, e grazie anche per l'invito. Ma io rappresento un territorio, ho l'onore di rappresentare un territorio che è stato straordinario nel passato, un modello esportante di tutto il mondo, il famoso modello del nord-est vincente, e che oggi è in fortissima crisi di identità. Il mondo è cambiato improvvisamente, o un po' più improvvisamente di quello che si pensava negli ultimi 5 anni, non è stata una crisi come viene definita, lo sappiamo tutti, è una mutazione genetica. In questa mutazione genetica noi ci siamo caduti dentro. Perché? Perché se andiamo a analizzare com'è strutturato l'impresa nel nord-est, è un'impresa che è nata nel dopoguerra, trasformando un territorio praticamente agricolo e di grande emigrazione in tutte le parti del mondo, perché tutti noi veneti abbiamo qualche parente in qualche stato, è riuscito a trasformarlo in una delle aree più ricche del mondo, dove c'è una distribuzione della ricchezza esemplare, dove le case di proprietà sono al 78% e dove c'era una disoccupazione fino a poco tempo fa del 3,5%, con territori come i miei nel Vicentino dove si arrivava al 2,1-2,2, quindi una situazione di grande distribuzione di ricchezza. Che era nata come? Era nata da questa capacità imprenditoriale di lavorare soprattutto. Io l'ho definito, ho più volte usato nelle mie assemblee vicentine quando ero presidente di Vicenza, che noi avevamo il sapere nelle mani, c'eravamo capaci di fare qualcosa. C'è stata una grande imprenditoria che è nata da spin-off e da start-up di alcune grosse imprese che avevamo sul territorio, che erano anche imprese che avevano fatto la storia dell'impresa sociale. Ricordiamo i Marzotto, i Rossi, i Laverda, oggi abbiamo i Renzo Rosso, Diesel, che danno, i primi facevano le città sociali. Renzo Rosso ha fatto la fabbrica sociale, perché è una meraviglia vedere come è organizzata all'interno, con gli asili nido, i sale giochi e distrazioni varie. E c'è un concetto quindi di rapporto molto forte tra l'imprenditore e le persone che gli sono vicine. E questo è andato in crisi a un certo punto, perché si era creata tutta una catena del lavoro, che era una catena che permetteva alle grandi e medie aziende di andare nel mondo e alle più piccole, le meno attrezzate, che partivano come terzisti, magari di qualità, riuscivano a risolvere problemi che in altre parti del mondo non si riusciva, però sempre terzisti, quindi senza la capacità di fare vera impresa, ma vivendo di riflesso del traino. Una volta in 8-10 ore in auto magari si andava in Francia, in Germania, e si riusciva anche a portare a casa un contratto scrivendo su un pezzo di carta il disegnino e le lire. Oggi nello stesso tempo magari si va in Cina, si va in Brasile, si va in India, ma in aereo, ma la cultura è totalmente diversa, la conoscenza del mercato, quello che il mercato chiede è completamente diverso.
E allora per far questo c'è bisogno di cosa? C'è bisogno di una struttura diversa aziendale, ed è emerso in maniera evidente. Oggi chi è legato alla catena del valore che va verso l'esportazione e che è capace quindi di seguire questo, vive nonostante non abbia una grande capacità lui organizzativa, e gli altri stanno soffrendo terribilmente. Allora andiamo alle piccolissime aziende, gli artigiani, i commercianti che sono costretti a restare nel territorio. Abbiamo visto la differenza di domanda spaventosa di 30 punti che è avvenuta in questi 4 anni. La forbice che si allarga in continuazione. Si allarga, e quindi chi è sul territorio è destinato a soffrire. Chi riesce ad agganciare invece queste catene virtuose può andare. Per fare questo è già stato ricordato poco fa appunto dal dottor Bugamelli, ci vuole una dimensione aziendale, ci vuole la capacità di creare prodotti innovativi che comunque possano intercettare questa domanda che viene dai mercati lontani, perché pensare di vendere ancora del tubo piegato penso sia estremamente velitario. Bisogna avere un valore aggiunto nel prodotto e bisogna avere quindi la capacità prima di svilupparlo, di innovarlo, in secondo luogo di distribuirlo sui mercati. E quindi cosa c'è bisogno? Di risorse umane e risorse finanziarie, come è stato giustamente ricordato. E questo non è semplicissimo in un territorio come il nostro, dove la dimensione aziendale è piccola, dove purtroppo è stata fatta una politica anche a causa forse del denaro troppo facile che è stato dato, dei commercialisti, mi scusino gli amici commercialisti sono presenti, che hanno consigliato ai nostri imprenditori che era bene sfruttare il denaro che arrivava facile dalle imprese e portare a casa utili, e abbiamo avuto la tendenza a fare delle ville stupende e magari le fabbriche un pochettino più strimizzite. Non si è capitalizzata l'impresa, non si è data managerialità, questo è un altro tema che è uscito. Noi imprenditori del Veneto abbiamo la cultura, noi mi soparò in casa mia, penso abbiate capito, e quindi anche il passaggio gestionale è sempre stato un problema, abbiamo una moria enorme in seconda e terza generazione, proprio perché non c'è la cultura della managerialità, che devo dire è anche difficile da portare avanti, perché viviamo, strano ma dirsi, in un territorio che non è connesso. Il Veneto oggi, che è uno dei crocevia futuri del mondo europeo che si sta sviluppando verso nord-est, difatti io ho detto non chiamiamolo più nord-est, cioè a nord di Roma e quindi della politica, e ad est di Milano, Torino, della finanza, io preferirei essere a sud-ovest, a sud dei paesi come la Germania che stanno trainando i mercati, e a ovest dei paesi emergenti che stanno creando sviluppo. Allora questo territorio, io stamattina per arrivare a Milano da Vicenza ci ho messo 2 ore e 40 minuti in treno, quando vado a Roma ci metto 2 ore e 40 minuti. Io credo che la cosa sia assolutamente inaccettabile. Noi viviamo in un territorio che non è attrattivo da questo punto di vista. Abbiamo scarse connessioni infrastrutturali e anche scarse connessioni, chiamiamole informatiche. La banda larga da noi è un tema enorme che sto sviluppando e monitorando tutti i comuni del Veneto per riuscire a dare alla regione una visione chiara di come siamo ridotti. E questo è un problema, perché l'attrattività del territorio è fondamentale anche nell'attrattività dei manager, l'attrattività delle menti. E noi abbiamo questo problema, che i nostri territori non sono sufficientemente attrattivi, e quindi il portare anche managerialità qualificata non è così semplice. C'è un amico in Milano che da quando c'è la TAV lavora a Bologna e torna a casa ogni sera, non potrebbe farlo con Vicenza, non potrebbe farlo con Padova, con Verona. Ecco, quindi abbiamo questi problemi. Però credo che ci sia in atto un cambiamento forte. Io ho visto dai dati che noi contiamo sulla formazione diffusa, ho visto che a parte la Valle d'Aosta, le 3 regioni sotto erano proprio Veneto, Friuli e Venezia Giulia, era proprio questo nord-est. Siamo coscienti, stiamo investendo tantissimo in questa trasformazione, non è semplicissima. Io sto portando avanti il mio messaggio come recente presidente di Confindustria Veneto, è il ritorno al manifatturiero. Noi stiamo perdendo la capacità manifatturiera non solo nel Veneto, questo purtroppo è un dramma italiano, stiamo perdendo il valore vero, quello che crea lavoro e che distribuisce ricchezza. E lo ricordo sempre, ogni azienda che chiude è come chiudesse una scuola, perché è stato dimostrato prima, quando si è visto quanto è importante che l'innovazione richiede la connessione. Ecco, noi siamo strutturati così, abbiamo le imprese, io nella mia azienda, io faccio teatri, poltrone d'ufficio, sale conferenze,
quando sviluppiamo prodotti innovativi, che sono quelli che ci permettono di conquistare i mercati mondiali, sfruttiamo le competenze dei nostri terzisti, chi è specialista in alluminio, chi è specialista nell'acciaio, chi nel legno, che è multimateriale il prodotto, e ognuno diventa una parte dello sviluppo del progetto dell'impresa. Ecco, ogni azienda che chiude è come perdere una scuola, e questa grande capacità che abbiamo rischiamo di perdere. Quindi è un problema enorme, dobbiamo fare in modo di recuperare il manifatturiero. Guardate, negli Stati Uniti io ho portato un consulente di Obama, Gary Pisano, l'ho portato a un convegno dove ho coinvolto le 7 regioni del nord e centro Italia, è un consulente, un insegnante di Harvard, è consulente di Obama sul ritorno al manifatturiero. Gli Stati Uniti hanno recuperato nel 2012 2 punti di manifatturiero. È vero che hanno la grande spinta dello shale gas che li sta aiutando, perché energia a basso costo, che è un valore enorme, che per noi è una grande penalizzazione. Però hanno capito che chi non produce non innova, chi produce non inventa. Trasferire e perdere la capacità produttiva vuol dire avere anche perdere la capacità di creare, di sviluppare, di avere sotto casa la Kodak. Quando stava chiudendo ha provato a trasferirsi dalla pellicola al digitale, non ha trovato più nessuno, era diventato un deserto, erano tutte le produzioni andate nel Far East. Grazie Presidente Zuccato, adesso torneremo anche su questo tema. Ambrosioni, vorrei con lei guardarla dal punto di vista delle piccole, piccolissime, anche artigiani, commercianti. Cosa sta succedendo e cosa vi suggeriscono i dati di questa fotografia Istat? Il primo suggerimento, scusate se può apparire una provocazione, è che la conoscenza, noi l'abbiamo letto attentamente e devo dire che può diventare un utile patrimonio, un utile strumento che orienti anche le politiche e gli interventi, anche perché all'interno sono contenuti e rappresentati dei dati in forma estremamente chiara e per certi versi in controtendenza rispetto alla classificazione oppure alla rappresentazione che ognuno di noi si fa. Cosa l'ha colpita delle più piccole... in controtendenza? No, mi ha colpito che abbiamo una tendenza che spero venga confermata, che è quella di una piccola e media impresa che non è più una patologia del sistema produttivo del nostro paese, ma può diventare una ricchezza, soprattutto se si lavora su quella fascia che abbiamo immaginato conservatrice. E guardate che far virare il punto di vista in questa direzione significa poi a tutti gli attori che operano sul mercato, non soltanto dal punto di vista delle imprese, ma anche coloro che si rivolgono alle imprese e destinano comunque interventi nei confronti delle imprese, credo che questo significhi avere assunto un paradigma completamente diverso. Io credo che questo dimostri per la prima volta come in questa fascia di imprese sia necessario allocare veramente delle risorse, ma non solo di natura economica, no? Cioè, credo che venga invocata una politica che pure a macchia di leopardo nel nostro paese è già presente, quella della fare crescere garantendo una serie di servizi alle piccole imprese che vanno nella direzione non della crescita dimensionale, perché chi c'è è contenuto all'interno di questo censimento, chi non è morto, per essere schietti, ha già metabolizzato a seconda dei settori e chiaramente la direzione delle reti di impresa. Quindi tutti questi elementi sono possibili. È una direzione, ma ci sono grandi... No, ci sono già esperienze, dico, alcune volte noi o ci consoliamo oppure ci esaltiamo. Ci consoliamo se immaginiamo che la situazione può essere migliorata, ci esaltiamo se io vedo in alcune province anche di questa regione alcuni settori come la meccatronica che stanno diventando davvero il luogo dove si aggregano imprese di piccolissime dimensioni, ma il portato finale, cioè l'azione, è davvero di qualcosa di straordinario che ha già praticato l'innovazione e la capacità di essere presenti sui mercati internazionali. Però, se mi permette, cioè la necessità di concorrere tutti oppure di riconoscere tutti il quadro che esce. Io capisco il ruolo del presidente, ex presidente dell'Istat, che adesso non può sottrarsi dalla responsabilità come uomo di governo di far capire che questi non sono dati che servono soltanto al sistema dell'impresa o dagli studiosi, ma il governo deve riuscire a tradurre, e mi sembra, senza entrare perché non è la giornata questa, a fare delle ulteriori considerazioni che anche quando adottiamo dei provvedimenti tipo la legge di stabilità, piuttosto che quello che sta accadendo in questi giorni, questi elementi dovrebbero essere
a base delle politiche che vengono applicate. Perché dico questo? Perché, perdonate, un po' per il mestiere che faccio e le imprese che rappresento, io non credo che tutte le imprese possano realisticamente, anche quelle di questo territorio, anche le più innovative, immaginare che l'internazionalizzazione significhi per forza portare beni e saperi e strumenti all'estero. Io credo che internazionalizzazione, per esempio, per le imprese del settore del turismo e del commercio dovrebbero portare all'estero la conoscenza di alcune risorse che sono presenti nel nostro paese. Però anche qui, con estrema schiettezza, il presidente degli industriali del Veneto prima ricordava l'attrattività di un territorio, ma se l'attrattività di un territorio diventa la politica di un paese e se il turismo piuttosto che il turismo in tutte le sue accezioni, da quello gastronomico a quello culturale a quello degli affari, così, può diventare davvero uno strumento di crescita del nostro paese, su queste robe qui, perdonate, sposo in pieno quello che diceva lui prima, perché i trasporti hanno la dimensione che stiamo descrivendo. Qui in Lombardia non so com'è nel Veneto, qui in Lombardia io credo che non riusciamo a far capire, ma non per fare il lombardo, che nelle infrastrutture oggi, per infrastrutture l'accezione non è una rete fisica, l'infrastruttura è anche la banda larga, perché se vogliamo, soprattutto per chi deve far conoscere il territorio, utilizzare degli strumenti e dei mezzi, questi strumenti e mezzi non possono essere con delle soglie, dei confini oppure con delle capacità che sono interrotte a seconda dei territori di appartenenza. L'altro aspetto è, rispetto a questi dati, una riflessione solo, perché è chiaro che ci sono degli elementi che devono essere analizzati, e credo che uno dei passaggi con cui dobbiamo misurarci, con cui esce chiaramente dal rapporto, è anche qui il passaggio generazionale, no? Soprattutto in imprese dove ancora la presenza dell'imprenditore quasi identifica in toto l'azione dell'impresa, e questo è uno degli, ecco. Però io credo che anche qui una semplice considerazione: non solo i figli degli attuali piccoli imprenditori, ma anche chi si approccia oggi al mondo del lavoro, che alternativa ha al fatto di fare l'imprenditore. Nel nostro paese a me sembra che realisticamente non ci siano molte altre alternative. Allora anche qui, se da una parte dobbiamo essere attenti ai passaggi generazionali e dall'altra parte dobbiamo immaginare che non ci sono sbocchi realisticamente a essere imprenditori di se stessi, perché se andassimo fino in fondo a leggere quei dati, ci sono molte imprese che hanno un dipendente, cioè se stesso, e relazionano poi con una serie di apporti di varia natura esterna. Allora, anche qui, se la risultante è la prospettiva per un po' di tempo, cioè di immaginare che il mercato del lavoro coincida con l'autoimprenditorialità, anche qui però servono delle politiche chiare. E cito soltanto un aspetto, perché altrimenti rischiamo di ripetere sempre le stesse cose, e a questo punto qui io vado in depressione, perché a forza di sentirle ripetere ma non vedere ma realizzare. Non è l'unico, penso. Ecco, io credo che l'Istat forse sia uno dei pochi esempi, ma non per piaggeria, perché siamo in casa loro, cioè dell'efficienza della burocrazia italiana, no? Però se il restante della burocrazia, cioè immaginasse che l'efficienza dietro deve consentire di darti delle cose, pensate oggi quando uno pensa di diventare imprenditore, al di là del fatto che le banche dovrebbero carissimo fare il loro mestiere e non prestare i soldi o favorire soltanto chi non li ha. Però pensate che se la prospettiva è che in questo settore, che non è più una patologia, può diventare uno scelto, obbligato, ambito di sviluppo dell'occupazione, pensate dietro se le norme che attualmente, non quelle che c'erano prima, che devono essere riformate, vengono emanate, tengono dietro a questa visione, ecco, magari condivisa da tutta una serie di soggetti che si riconoscono nelle imprese, ma perdonate, non è spocchia, nelle imprese normalmente si riesce ad avere un risultato efficace se definito o consapevoli di un risultato, di un obiettivo, poi lo pratichiamo con i mezzi. Se qui ci riconosciamo in una serie di cose, ma poi i mezzi sono ancora gli stessi, credo che continuerà questa crescita o meno, che non so dire se
è una tendenza spontanea o e quindi che si possa fermare o inevitabilmente, spontaneamente e si sviluppi anche nel futuro, cioè mi piacerebbe però che questo voglio dire problema e questa direzione fosse una direzione sposata, ognuno facendo la propria parte, ma da tutti gli attori del nostro paese. E in effetti la burocrazia insieme all'assenza di capitali era la seconda indicazione come ostacolo alla crescita in questo momento. Abbiamo già sentito parlare due volte su quattro interventi di banda larga, della necessità di andare di spingere su queste forme di comunicazione, di tecnologia. Camisa, io voglio capire da lei, perché abbiamo visto dei dati anche abbastanza preoccupanti. Il 5% delle aziende nel loro complesso usa l'e-commerce, ad esempio, per andare sui mercati, il 23% utilizza internet per il procurement, cioè per acquisire beni e servizi. E però qui tutti segnalano che senza banda larga il prossimo step non solo di internazionalizzazione ma anche di cambiamento organizzativo, perché la tecnologia aiuta anche a creare connessioni tra aziende, le piccole in particolare. Cosa si sta muovendo sul mercato da questo punto di vista? È solo un problema di banda larga o c'è dell'altro? No, allora, buongiorno a tutti. Credo di essere la persona meno indicata per parlare di banda larga e quindi probabilmente hanno sbagliato a invitarmi. La banda larga, mi permette di citare il presidente di Israele che dice sempre: non sono le infrastrutture che creano posti di lavoro ma sono le imprese. Allora la banda larga da sola diventa come una bellissima autostrada in un deserto, quindi dentro la banda larga ci va messo qualcosa. Mi è piaciuta la sollecitazione appena ricevuta sul fatto che non tutte le imprese possano andare all'estero. La banda larga può essere uno degli strumenti per comunque portare all'estero, delocalizzare, fare marketing, vendite, promozione attraverso strumenti innovativi anche per imprese che non si muovono da casa loro, o attrarre clienti, utilizzatori, turisti in Italia. Io credo che il problema non sia quello, o quantomeno non sia il primo, un problema di infrastrutture. Credo che il problema fondamentale sia veramente un problema di carattere culturale delle nostre imprese. Adesso io ho l'arroganza di posizionarmi nella classifica che abbiamo appena visto nella parte delle imprese dinamiche, innovative, aperte e quindi mi dico da solo che non sono in quel 64% di imprese conservative. Poi chiederò ai colleghi dell'Ista se mi fanno vedere dove sono posizionato, così vediamo anche la granularità dei loro dati. No, a parte le battute, c'è una cosa molto interessante che poi alla fine arrivo a rispondere alla domanda con un percorso un po' articolato magari. Nell'abstract della ricerca che abbiamo appena visto c'è una conclusione che dice che una forte spinta sulle relazioni, cito, si associa a un profilo di strategie aziendali più articolate e meno difensive, o come direi io un po' più aggressive, che mi pare veramente una bellissima sintesi delle ragioni che dovrebbero portare qualunque azienda, grande, piccola, non importa, a cercare di evitare quello che gli inglesi chiamano il fly solo, che credo che sia una delle ragioni per le quali noi assistiamo alla moria di imprese e di imprenditori di qualunque dimensioni, anche di grandissime dimensioni, in Italia. Moltissime imprese italiane, anche di, ripeto, di grandissime dimensioni, non faccio esempi perché non voglio essere scortese, con il fatto di essere da sole si sono autotagliate fuori dalla competizione internazionale e spesso anche da quella domestica. Invece le relazioni, la collaborazione, o come diciamo noi, perché non c'è nel mio sottotitolo, ma la mia azienda si chiama Data Group ICT Network, e non è casuale che ci sia la parola network, cioè la creazione di un network di relazione, a mio avviso, non è un modo per fare impresa, ma è il modo per fare impresa. Soprattutto è il modo per superare una serie di difficoltà o cogliere delle opportunità. Ne abbiamo sentito parlare, l'internazionalizzazione, non si può andare tutti all'estero, spesso banalmente ci sono dei problemi culturali, di lingua, è il modo per superare la scarsità e la contendibilità delle risorse che oggi diventano ancora più scarse, i talenti da una parte, i danari dall'altra, le fonti di approvvigionamento per chi ha dei problemi anche di carattere diciamo sulle materie prime.
Allora, la collaborazione deve diventare un modello di business. Cos'è il modello di business? È quello che mette insieme la strategia di un'impresa con il suo modello operativo. È il suo modo di fare impresa. Allora, io non ho l'arroganza di insegnare nulla a nessuno, ma quando siamo partiti, l'azienda è partita 30 anni fa, ma diciamo nel suo nuovo ciclo è partita 5 o 6 anni fa, una cosa che tutti ci dicevano è piccolo e bello, rimanete nel vostro territorio, createvi una nicchia, createvi una zona di conforto. Io non ci ho mai creduto e abbiamo visto nella network di collaborazioni, che poi si fondano anche su strumenti e infrastrutture che evidentemente abilitano un modello, il modo per, come diciamo noi, diventare grandi ma allo stesso tempo rimanendo piccoli. E quindi affiancare a un'impresa comunque di grandi dimensioni, nei numeri oggi abbiamo più di 1.500 persone, oltre 200 milioni di fatturato, operiamo in 4 diversi territori del mondo, ma comunque cerchiamo di mantenere attraverso un network snello di collaborazioni la velocità e il dinamismo di una piccola impresa. E questa cosa ha tantissimi vantaggi. Ha il vantaggio di creare un modello nel quale si possono aggiungere o togliere tessere del mosaico a seconda del mutare del mercato. Facilita una serie di percorsi. Abbiamo sentito parlare tanto di innovazione o del basso tasso di innovatività delle imprese italiane. Fare innovazione è costoso ed è estremamente rischioso e pericoloso, soprattutto in alcuni settori. Allora, la collaborazione, il network, il coinvolgimento di tutti gli attori di una filiera imprenditoriale in un processo di innovazione ha una serie di vantaggi. Minimizza il beta del rischio del sistema, permette di condividere il rischio finanziario, permette immediatamente di avere qualche canale di sbocco e coinvolge i clienti in un progetto di co-innovazione, come lo chiamiamo noi. Allora, l'altro tema forte che c'è dentro il tema della collaborazione è quello di rimuovere un rischio culturale di nuovo tutto italiano, che è quello di dire: io ho un buon prodotto, faccio un buon prodotto e il buon prodotto è la soluzione di tutti i miei problemi, lo compreranno tutti in tutto il mondo, in qualunque angolo della terra. Allora, è vero, ci vuole un buon prodotto, qualunque cosa un'impresa faccia, nel nostro caso del software evidentemente, ma non basta. Cioè, la collaborazione serve anche ad approcciare il problema della innovazione e della internazionalizzazione, perché stiamo esattamente parlando della stessa cosa, in modo sistemico e quindi toccando tutti gli elementi dell'impresa, che non sono solo il prodotto, ma sono i canali distributivi, sono la logistica, sono il marketing, sono i modelli operativi, la finanza, eccetera, 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 in modo tale da avere un approccio sistemico al fare impresa. Ecco che allora, e lì arriviamo in maniera un po' tortuosa alla risposta alla domanda, per fare tutte queste cose servono certamente infrastrutture, ma soprattutto serve cultura per l'utilizzo delle infrastrutture. A me ha terrorizzato quel dato, cioè sentire delle imprese, non so che cosa facciano, non so dove siano, non so di quali dimensioni possano essere, ma sentire un'impresa che mi dice che non ha bisogno di internet è come un'impresa che mi dice che non ha bisogno dell'energia elettrica o che non ha bisogno delle ferrovie o non ha bisogno della logistica, dei trasporti. Allora, io non lo so, perché evidentemente dovrei andare a vedere che cosa facevano, in quali settori e via discorrendo, però noi dobbiamo superare questo gap culturale. Io sono molto più preoccupato dei gap culturali che dei gap infrastrutturali, perché i gap infrastrutturali si colmano con velocità se si hanno soldi e si ha una buona pianificazione. I gap culturali, ahimè, ci si mette decine d'anni a colmarli. Allora, noi dobbiamo lavorare, credo, e nel nostro piccolo lo stiamo facendo, cercando appunto di coinvolgere le aziende che intorno a noi, siano esse clienti, fornitori, partner, poco importa, nel trasferire loro il fatto che appunto la collaborazione è uno strumento di competizione, la collaborazione fra territori diventa uno strumento di competizione per il paese, e per collaborare servono a infrastrutture, ma soprattutto attitudine al loro utilizzo. E questa cosa alla fine porta innovazione, porta integrazione, porta affaccio verso il mondo che oggi è pienissimo di opportunità. Qualunque cosa
le vostre e le nostre imprese facciano. Il mondo è pieno di opportunità. Il problema è che è difficile coglierle ed è costoso. E da soli, per quanto mediamente grande possa essere un'azienda tipo la mia, si fa una gran fatica. Quindi la collaborazione è anche il modo per arrivare più rapidamente là dove le opportunità sono. Grazie. Grazie Camisa. Presidente Zuccato, anche andiamo un po' a tirare le somme di questo primo panel. Diceva Camisa, non basta il buon prodotto, non bastano le infrastrutture che peraltro hanno tempi molto lunghi per essere adeguate, bisogna cambiare la cultura, la testa, e questo significa anche investire sulle risorse umane, sul capitale umano delle aziende in questo momento. Le aziende manifatturiere, il Veneto è una delle aree a maggiore densità manifatturiera, si trovano anche alla vigilia di una rivoluzione importante, che è quella del cosiddetto digital manufacturing, dalle stampanti in 3D a tutto quello che il controllo numerico ha già portato all'interno delle aziende. Come affrontate queste sfide insieme a questa del cambiamento organizzativo legato alla crisi? Sì, grazie. Come dicevo prima, è nato questa grande trasformazione che è fondamentale e genetica. In effetti il nuovo manifatturiero, che è un tema che sto cercando di portare avanti, si riferisce proprio a queste nuove opportunità che ci sono, che parte un esempio su tutte, no? Le stampanti 3D che permettono oggi la personalizzazione del prodotto in tempo reale. Noi oggi abbiamo dei dati prima pessimi, un 20% di perdita di imprese manifatturiere, una produttività che è stato ricordato che è piatta, mentre ricordo che la Germania credo sia aumentata nello stesso periodo del 18% e addirittura la Spagna del 30%. Quindi a valuta comune e costante è come loro avessero svalutato di pari importo, perché ovviamente non riusciamo a essere competitivi. Allora dobbiamo trasformarci. Come dicevo prima, produrre tubo piegato non ha più senso. Dobbiamo avere la capacità di trasferire nei nostri prodotti quello che è anche la nostra cultura, il nostro DNA, il nostro stile di vita. Io ricordo, molti di voi lo conosceranno, Simon Sinek, che è un giovane antropologo americano, anche docente, che dice che un cliente sceglie il tuo prodotto e non quello di un tuo concorrente per la visione che tu gli proponi col tuo prodotto. E portava l'esempio di Apple, no? Per dire, tu entri, tutti fanno i telefonini, tutti fanno i computer, però uno entra in quella filosofia. Ecco, noi che abbiamo questo DNA straordinario, questa capacità di fare questo Italian lifestyle che ci è invidiato da tutti, e con questo elevato livello culturale, cultura intesa come qualcosa che abbiamo dentro, perché fin da piccoli viviamo nel bello e nel buono e nel saper vivere, riuscire a trasferire nei nostri prodotti, andando a personalizzare sempre più, utilizzando queste nuove tecnologie, cioè il manifatturiero nuovo, digitale, e anche questo, è riuscire a fare qualcosa che sia altamente personalizzato, non demanda, la capacità di fare su misura i prodotti per i nostri clienti, è uno strumento vincente. Ovviamente non l'unico, ma se dobbiamo ripensare a qualcosa di profondamente nuovo, io credo che bisogna puntare su questo. Io ho lanciato alcune proposte in Veneto, per tornare al discorso di prima, come fare a trasformare. Ho lanciato la proposta del Politecnico del Nord-Est, non facendo un Politecnico nuovo dal punto di vista fisico, non a caso l'ho chiamato virtuale, ma coinvolgendo le università del territorio, che anche dagli ultimi dati avete visto sono di livello elevato, per riuscire a creare quella formazione di valore, di competenze scientifiche di cui le nostre aziende hanno bisogno. Noi ieri è stato presentato il report annuale della nostra fondazione Nord-Est, e ne è scaturito, professore, per quello che diceva lei prima, che per esempio nella triennale solo il 50% dei ragazzi riescono a trovare lavoro, mentre saliamo all'80-85% nella laurea magistrale. Parliamo delle università scientifiche del nostro territorio. Evidentemente la fuga che lei ha accennato prima di questi ragazzi che vanno all'estero è anche perché con la triennale hanno difficoltà, non sono periti, cioè non hanno la capacità della scuola tecnica e non sono ancora ingegneri perché hanno solo la formazione di base, quindi gli manca ancora qualcosa per essere utilizzati da noi. Abbiamo messo in piedi alcune iniziative, una molto carina, adotta una start-up, abbiamo i giovani di Confindustria, sono figli di imprenditori, sono giovani che hanno avuto la fortuna di non essere di prima generazione e avere il padre che fa impresa, e quindi li abbiamo stimolati
a essere attivi sulle start-up. Oggi ci sono ragazzi che hanno idee straordinarie, cosa gli manca? Gli manca non solo la finanza, ma gli manca anche un luogo fisico dove esercitare questa loro competenza. E allora perché questi ragazzi, giovani imprenditori, non mettono a disposizione degli spazi, un ufficio, un piccolo laboratorio all'interno della propria azienda, gli fanno da consulente, li aiutano a crescere e poi magari un giorno diventano anche loro soci. Un'altra attività è Innovaria, che abbiamo fatto partire con Alberto Baban, che è il nostro presidente della Piccola, che oggi dovrebbe diventare presidente nazionale della Piccola e Confindustria, che è un'attività estremamente interessante, andando a monitorare quali sono le aziende del territorio che sono vincenti per la loro capacità di innovare il modo di fare impresa e quindi creare dei valori, degli esempi, dei modelli che possono essere utilizzati da tutti, e questo credo possa essere esportato a livello nazionale. Dobbiamo cercare di dare spinte nuove, trovare un modo nuovo di fare manifatturiero, un nuovo modo di fare impresa, tenendo presente che oggi non è più possibile rimanere ancorati, come si diceva prima, a un vecchio sistema, perché non è più richiesto quello che facevamo una volta, è richiesta una trasformazione. È chiaro che nell'analisi prima si parlava di imprese, per riprendere quello che ha detto il dottor Camisa, lì c'era, fa impressione vedere quel numero di imprese che non gli interessa internet, ma sicuramente si parlava probabilmente di negozi, di commercianti, di attività piccole. Io vedo che le nostre imprese sono tutte connesse, perlomeno parlo a quelle che sono iscritte con Confindustria. Professor Spina. Ma io parto da uno spunto di Zuccato, ma su cui vorrei un attimo sottolineare. Io capisco tutte le apprensioni giuste e comprensibili per, da un lato, le imprese più piccole, dall'altro il terziario, i servizi, il commercio, però è chiaro che il paese si rimette in moto, come tutti i grandi paesi, se l'industria, la sua manifattura, ricordiamo che l'Italia comunque rimane tra i grandi paesi, grandi insomma, di vecchia industrializzazione, il terzo paese industriale come incidenza del manufacturing, dell'attività industriale sul prodotto interno lordo. Quindi il nostro è un paese industriale, anche se spesso serpeggia una cultura fortemente anti-industriale, però è un paese industriale, è un paese la cui ripresa, la cui uscita dal tunnel passa necessariamente, almeno questa è la mia percezione, forse un po' come dire, influenzata dal mio background, da una ripresa dell'industria. Allora, il tema però è un tema delicato. Io secondo me vanno focalizzati due aspetti. Allora, il primo è un cambiamento di scenario molto importante che abbiamo davanti. Varie analisi ce lo dicono, e cioè il processo cosiddetto di reshoring, cioè di rilocalizzazione in Occidente, e purtroppo principalmente negli Stati Uniti, almeno il grosso delle previsioni ci dice in Nord America, Stati Uniti soprattutto, di molte produzioni che negli ultimi 10-15 anni sono state delocalizzate nel Far East. Alcune previsioni ci dicono che negli Stati Uniti nel prossimo triennio saranno creati 5 milioni di posti di lavoro nel manifatturiero per effetto delle operazioni di rilocalizzazione delle multinazionali americane dal Far East negli Stati Uniti. Questo processo, che in parte è già in atto in modo significativo, rischia di tagliare fuori in modo significativo l'Europa e in particolare il nostro paese. Quali sono gli elementi che stanno alla base di questo processo di reshoring? Sono sostanzialmente due. Uno l'ha già ricordato Presidente Zuccato prima, e cioè l'effetto dello shale gas, e quindi sostanzialmente costi energetici nuovamente piuttosto bassi o molto bassi per gli americani. Questo è un fattore sul quale noi forse possiamo fare poco, però in generale il tema dei costi energetici è un tema drammatico, no? Poi è vero che ci sono produzioni più energivore, meno energivore, noi forse dovremmo specializzarci su quelle meno energivore, visto la nostra situazione. Però poi c'è un secondo fattore importante, che è un tema di produttività del lavoro, non di costo del lavoro, ma di produttività del lavoro. I guadagni che l'economia americana ha fatto negli ultimi anni stanno, in termini di produttività del lavoro, sono stati straordinari. E rendono già oggi molte produzioni non proprio di tecnologia medio-bassa, ma nemmeno di tecnologia altissima,
Anche di manufacturing di scala, nelle produzioni di metalli, nelle lavorazioni intermedie, eccetera, più convenienti o comunque non così sconvenienti quando si guarda il costo complessivo negli Stati Uniti che non nel Far East. Ora, questo processo è un processo di cui noi parliamo poco, c'è pochissima traccia nel dibattito pubblico, soprattutto se noi non facciamo qualcosa, non ci attrezziamo come sistema paese in questo senso, io credo che sia un problema un po' in generale dell'Europa, ma per noi più grave che per altri, perderemo questa opportunità importante, un'opportunità per cui sta cambiando realmente lo scenario globale, cioè quel meccanismo che per anni, per due decenni almeno, ha caratterizzato il contesto globale, make, produci a est per vendere a ovest, è finito, o quasi finito, per due motivi, perché chi produce a est comincia a vendere fortemente a est, perché ci sono questi mercati, non sono più solo delle grandi fabbriche, la Cina non è la fabbrica del mondo, è il mercato principale del mondo. Per contro, quello che resta di domanda interna, abbiamo visto la nostra un po' malconcia, ma non è così negli altri paesi europei, in molti casi si sta rilocalizzando. Noi cosa facciamo in termini industriali per intercettare questo? Poco, se non altro non ne parliamo e quindi è difficile che facciamo qualcosa. Professore, noi abbiamo il fenomeno inverso, abbiamo le code a Chiasso per andare in Svizzera, abbiamo la Slovenia, la Carinzia, la Bosnia, che attraggono decine di imprese al mese italiane che se ne vanno. Non sono paesi dove il costo del lavoro è più basso, chiaramente, sono paesi dove la produttività totale del lavoro è più alta, la produttività per addetto. Naturalmente quali sono le motivazioni? I costi della burocrazia, i costi in generale il del sistema paese. Ripeto, io c'è anche un altro tema fondamentale di politica energetica, perché quando gli imprenditori tirano poi la linea e guardano la bottom line, possono scambiare dei costi maggiori sul lavoro se poi hanno costi di trasporto, infrastrutture, costi energetici importanti. C'è un ultimo aspetto, secondo me, importante che va sottolineato in questo scenario globale che si va riposizionando. Noi come sistema, questo non è contenuto almeno nei dati che sono stati presentati oggi, però come sistema abbiamo perso complessivamente la capacità di stare sul mercato finale. Cioè siamo diventati nelle filiere, pure dove riusciamo a stare aggrappati alle filiere internazionali, quindi quelle imprese che poi riescono a esportare, ad essere competitive, in molti casi, ovviamente non in tutti, in molti casi sono diventati dei terzisti, dei componentisti, degli specialisti di nicchia, ma che non sono visibili al mercato finale. Questo è un problema, perché chi estrae il maggior valore dal mercato generalmente è chi poi ha il brand e il prodotto sul mercato finale. Noi, molte delle nostre imprese, anche eccellenti, oggi sono terzisti dei tedeschi o di altri. E quindi c'è anche un tema di riuscire a rioccupare, laddove possibile, il presidio del mercato finale, che c'è, in giro per il mondo c'è, perché la ripresa globale c'è, non è un'invenzione. Zuccato, 30 secondi, perché poi dobbiamo chiudere anche con gli altri. Volevo solo riprendere quello che ha detto l'ingegnere Spina poco fa, di cui sono assolutamente d'accordo. Io prima ho parlato dell'attrattività del territorio inteso come attrattività di menti per capacità manageriali. C'è l'attrattività delle imprese, che è un tema fondamentale, che, come ha ricordato il professor Spina, non è legata al costo della mano d'opera, è legata proprio a tutti quei parametri, che è la burocrazia, che è la capacità, la facilità di fare impresa, le connessioni. Porto un esempio solo e dopo chiudo. Gianluca Rana lo conosciamo tutti, pastificio Rana, 8 anni per avere l'autorizzazione a fare l'ampliamento dello stabilimento di San Giovanni Lupatoto, ci è arrivato alla fine in cambio di una rotatoria per il comune di 1 milione in più. Negli Stati Uniti decide di andare a produrre negli Stati Uniti perché il mercato sta chiedendo i suoi prodotti, fa un giro, decide che vicino a Chicago il posto ideale logisticamente, va dal sindaco della cittadina, il sindaco lo guarda e gli dice: ma quante persone mi assumerà lei? E lui gli dice: a regime 2-3 anni saremo sulle 300 persone, e lui gli dice: le bastano 2 milioni di dollari. Questa è la differenza, purtroppo, questa è eclatante.
però in 8 mesi ha fatto partire l'azienda, in 8 mesi ha avuto autorizzazione e costruito l'azienda e credo produca dopo 2 anni 50 milioni di euro di tortellini o pasta fresca. Questa è la grande differenza, questo è un paese che non ci permette più, ci mette enormi bastoni tra le ruote per fare impresa, è diventata una cosa impossibile. Il costo energia, ricordava ieri Massimo Pavini e chiudo, è passato in 2 anni da 2 milioni di bolletta energetica a parità di produzione a 2 milioni e 8. Io lo prendo e lo riporto, è una cosa impossibile, non si può continuare in questo senso. Bucamelli. Allora io a questo punto sono toccati vari temi, però mi riaggancio a quello iniziale del capitale umano, delle risorse umane. Chiaramente diciamo, per un economista è banale sostenere che il capitale umano è uno dei motori della crescita, diciamo, questo lo può dire sia un macroeconomista, lo dice un microeconomista. La cosa che forse ci interessa qui, parlando di imprese, è capire e approfondire il perché, e il perché è un'emergenza, il perché è straordinariamente importante che la qualità delle nostre scuole, delle nostre università, nonché la formazione all'interno delle imprese facciano un salto di qualità. Insomma, si è già parlato di nuove tecnologie, chiaramente capitale umano e risorse umane significa avere una maggiore capacità di utilizzo di nuove tecnologie inventate anche altrove. Quando all'inizio degli anni 2000 abbiamo fatto in Banca d'Italia un'indagine per verificare quale fosse il ritardo, se ci fosse un ritardo, e quale fosse questo ritardo dell'Italia nell'adozione delle nuove tecnologie, e cercando di capire quali erano un po' le motivazioni, beh, il ritardo c'era, era clamoroso, lo stimammo approssimativamente in 5-7 anni. Poi, entrando dentro le imprese, la variabile capitale umano era cruciale. Ovviamente le imprese che segnalavano un maggior ritardo erano quelle che avevano evidenti ritardi nel capitale umano sia dei lavoratori sia degli imprenditori, qui di nuovo quindi si torna un po' al tema del management. Però capitale umano non significa soltanto avere la capacità di utilizzare le nuove tecnologie. Questo in un certo senso è giusto, è corretto, ma è una visione statica, c'è una visione dinamica, al di là del fatto di inventare nuove tecnologie, forse con le tecnologie che ci sono adesso in giro per il mondo non pare che l'Italia sia in grado di giocare una partita lì, forse ci sono, qui non sono l'esperto io, però forse ci sono alcune piccole realtà, ma non siamo chiaramente come paese sulla frontiera. Però questo sicuramente sarebbe bello esserlo, però c'è un altro aspetto, l'aspetto è che il mondo continuamente inventa nuove tecnologie, quindi tu devi avere la capacità, devi avere quel capitale umano che è in grado continuamente di apprendere le nuove tecnologie, quindi non soltanto di apprendere quelle già che ci sono in circolazione, ma continuamente, dinamicamente riuscire a stare sulla frontiera nell'utilizzo. Questo tema che si applica alle tecnologie, secondo me si applica anche ad altri aspetti del mondo competitivo e concorrenziale in cui operano le imprese. Tecnologia e globalizzazione sono le grandi rivoluzioni di questi anni. La globalizzazione cosa significa? Continuo cambiamento dell'assetto competitivo. E di nuovo il capitale umano è per certi versi cruciale per comprendere come adattare continuamente l'impresa. Forse le imprese del passato erano imprese che agivano in un mondo che era un po' più statico, quindi la durata, la validità di una certa strategia era più lunga. Ora bisogna avere questa capacità di cambiare continuamente. La carenza di capitale umano in questo senso forse spiega anche perché per gran parte delle nostre imprese, magari le 600.000 conservatrici, io non lo so, c'è una minore capacità di adattarsi a questo nuovo contesto competitivo, cioè la rivoluzione tecnologica e dei mercati. Grazie. Camisa? Ma allora, cerco di essere breve. Io credo che il tema della reindustrializzazione o il treno della reindustrializzazione, ahimè, noi l'abbiamo già belle che perso, cioè il reshoring c'è già. Il differenziale di costo fra la Cina e gli Stati Uniti sulle produzioni, diciamo, non di bassissimo livello oggi sono 5 punti, quindi non c'è nessun interesse per un'azienda andare a produrre in Cina. Allora, se io non sono un anti-industriale, vorrei chiarirlo, faccio un imprenditore e guido un'azienda che definisco industriale, però io credo che noi dobbiamo veramente pensare al prossimo trend, e il prossimo trend si chiama l'industria dei servizi, la cultura, si chiama il turismo, si chiamano le cose soft che non richiedono fra l'altro la creazione di infrastrutture complesse, costose e lunghe da realizzare. Allora è questo che attrae nuove professionalità, è questo che crea nuovi posti di lavoro ed è un capitale e un valore inespresso nel nostro paese totale, anche per il fatto che non ci sono le infrastrutture, non ci sono i trasporti, non ci sono gli aeroporti, e quando uno va in un ristorante a Venezia viene spennato se non parla italiano. Ma il punto vero è proprio questo. Allora, e da lì
si arriva all'innovazione. L'innovazione è un tema complicato, però attenzione a non confondere l'innovazione con l'invenzione, sono due mondi molto diversi. C'è tutto un mondo di innovazione sul quale gli italiani in generale sono bravissimi, anche nel mondo manifatturiero tradizionale, che è l'innovazione che deriva dalla integrazione di componenti diverse. Attraverso l'integrazione di pezzi diversi, nel caso nostro di software, di infrastrutture tecnologiche, di approcci e di modelli, si arriva a creare prodotti di fatto nuovi, o meglio, si arriva a creare cose che rispondono a nuove funzionalità d'uso, a nuovi bisogni che ci sono in Italia e che ci sono in giro per il mondo. Questa cosa passa attraverso un enorme sforzo di formazione interna. Abbiamo delle ottime università, ci danno delle ottime persone che sono un'ottima materia prima sulla quale lavorare, ma c'è bisogno di un clamoroso sforzo da parte delle imprese per rendere quella materia prima adatta a fare questo tipo di innovazione, che è l'innovazione attraverso l'integrazione. Allora, io credo che i due assi siano questi: pensare seriamente al fatto che l'Italia può diventare o può tornare ad essere un paese competitivo se si spinge seriamente sul mondo dei servizi e per sfruttando delle cose che sono uniche, veramente uniche, non ci sarà cinese o giapponese che ce le potrà copiare, e che si chiamano il nostro territorio, la nostra cultura, il nostro approccio, la nostra creatività, anche rivolta in un mondo che non c'entra nulla come quello del software e delle soluzioni. E per quella via creeremo nuovi posti di lavoro, migliaia, milioni di posti di lavoro, a condizione che le imprese abbiano l'intelligenza e la lungimiranza e ovviamente anche le risorse per poi poter investire su queste stesse risorse. Grazie. Grazie Camisa. Lei con questo treno, il prossimo treno, ha aperto una discussione che dovrà proseguire però in un altro momento, perché sappiamo che il partito della manifattura la pensa diversamente. Ambrosioni, invece, in una battuta la sua di conclusione anche su questo. Allora, la mia conclusione è, ricordava lui e riprendo quello che ho detto prima, noi in questo paese abbiamo perso strategicamente o per necessità una serie di settori. Io vengo da un posto che era la capitale europea del meccano tessile, non c'è più neanche un addetto, ci sono 5.000 persone ancora da anni in cassa integrazione come ammortizzatori sociali, ma lì è stata una scelta, perché non puoi fare le cose e venderle ai cinesi, vendergli anche la produzione. I mezzi di produzione cinesi, puoi immaginare che questi non ci portino via. Però non mi interessa parlare di passato. Se davvero tutti identificano, soprattutto quando si è corto di idee, inventiamo la bellezza, l'ospitalità, che ripeto si fa non con gente che non è in grado di parlare le lingue, non con un territorio che poi viene riprodotto come quello accaduto recentemente in Sardegna, perché abbiamo dei limiti e dobbiamo anche ammetterli come paese. Allora se questa è una delle vie, no, non potranno certamente i cinesi riprodurci con le stampanti tridimensionali nessuna delle nostre bellezze. Io credo che se questa è una via, dobbiamo tenere dietro e investire in questa direzione, ma non soltanto le imprese, che mi creda, non perché ci chiamiamo Rete Imprese Italia, hanno cambiato pelle, anche rispetto alla contrazione dei consumi. Perdonate, è chiaro che io tra altre cose faccio anche presidente all'interno di un'associazione di categoria del commercio, mi rendo conto che significato ha su alcune imprese la contrazione dei consumi, però anche lì siamo chiari, siamo onesti, non possiamo, ha ragione lui quando è preoccupato non della tecnologia ma prima ancora della tecnologia e della cultura. Oggi chi non ha metabolizzato che bisogna vivere in modo più sobrio, che bisogna immaginare una conservazione dell'ambiente, bisogna immaginare un futuro, bisogna immaginare anche che ci siano delle produzioni compatibili e sostenibili. Sta diventando, ma senza nessuna cultura, lo stanno respirando tutti, e credo che fra l'altro lì aprirebbero nuovi mercati, la qualità di una serie di cose. E terminerei con una raccomandazione, che è questa: per fare crescere le imprese, lo dico a me stesso prima, non sempre dobbiamo fare delle grandi invenzioni. C'è un esempio di un'azienda speciale che ha anche un parco scientifico, no? Un'azienda speciale di una camera di commercio che da anni, non recentemente per seguire le mode, ha scelto di assistere le imprese senza dargli due palanche, che poi due soldi che poi alla fine non vengono, ecco, ma garantendo un percorso di affiancamento, facendo sì che i manager, le figure che vanno a completamento del ciclo
organizzativo, innovativo, tecnologico, delle, ecco, che hanno normalmente le imprese, se non le hai, la mia assistenza è questa. Ecco, io quello che dico, noi dobbiamo investire in una direzione che faccia sì che se ci sono delle crescite anche mirate nel settore, i soldi non ne vogliamo di più, vorremmo pagare di meno tasse. Ecco, è l'ultima molto cosa. Chiaro. E l'ultima cosa, l'ultimo aspetto, è perché colgo l'occasione, perché mi risulta che la Banca d'Italia vigili anche le banche. Adesso, in questo sì. Parco, no, una battuta, in questo parco scientifico pubblico ci sono, dopo uno start-up e una formazione, un incubatore riconosciuto, riportato, preso premi dal Presidente della Repubblica, ecco, c'è un percorso rigoroso dove vengono selezionate, vengono formate nuove imprese. Sa dove si fermano? Perché queste non possono dire che hanno un rating negativo, perché se si approcciano adesso, si fermano perché alla fine non è previsto dal sistema bancario attuale, no? Al di là delle cose che raccontiamo, il sostegno, io non dico le imprese che sono in crisi, capisco tutte le dinamiche e tutte le basilee di questo mondo. Per le start-up dovrebbe essere quasi automatico, dovrebbe essere un impegno morale del Paese e delle imprese, anche le banche che sono imprese di questo Paese, sostenere questa direzione. Tante banche hanno dei plafond, hanno delle iniziative in corso, quindi cogliamo però anche questa sua provocazione finale. Dobbiamo chiudere, grazie Bugamelli, Ambrosoni, Camisa, Zuccato e Spina. Continua l'analisi di questo check-up delle imprese, lascio il palco a Alberto Orioli del Sole 24 Ore e ai suoi ospiti. Grazie. Invito gli ospiti a prendere posto, il professor Giorgio Barmanavaretti, docente di economia internazionale all'Università di Milano, Aldo Bonomi, sociologo, direttore dell'Aster, il dottor Stefano Firpo, capo segreteria tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi di Confindustria e la dottoressa Lieta Smagliato, che è presidente del Valbenta Calzaturificio del distretto di Montebelluna. A noi il compito di analizzare i dati alla luce di due grandi blocchi rilevanti, performance e strategie. Gli spunti, lasciatemi dire, di questa elaborazione qualitativa dei dati del censimento sono tantissimi e se volessi rubare un po' di linguaggio immaginifico proprio dei sociologi, direi che forse il dato più rilevante, come è già stato detto in altri momenti, è quella divaricazione di 30 punti tra domanda interna e domanda internazionale, che mi fa dire che, come dire, in questo momento siamo un paese che sta vivendo di circolazione extracorporea, una specie di paese che vive fuori da sé e, ahimè, a volte fuori di sé, vista poi la deriva demagogico-populista che questa cosa rischia di produrre anche con gli impatti della politica. Però non è questa la sede per fare ragionamenti strettamente politici, ma le questioni della politica e della politica economica sono sempre retrostanti anche alle migliori analisi statistiche. Però al di là di questo comincerei con Paolazzi. È molto rilevante l'analisi, trovo, sulla questione del valore strategico delle relazioni tra imprese, anche se non ho ben capito, o forse non è ancora possibile discernerlo, quanto sia un rapporto tra imprese e subfornitori o quanto sia un rapporto di collaborazione tra competitor, che è ancora più interessante probabilmente. Però viene fuori anche, per esempio, che l'elemento di maggiore innovatività è collegato alla manifattura, all'industria, come abbiamo visto nel dato finale. Insomma, Paolazzi, quanto di questi dati che oggi ci presenta l'Istat è riscontrabile in quelli che avete voi e quanto invece si discostano o vi hanno sorpreso? Anzitutto auguro a tutti buongiorno e ringrazio l'Istat per aver invitato il Centro Studi Confindustria
a discutere questi primi risultati di una massa enorme di dati, che sono quelli censuari, in cui per la prima volta si cerca di utilizzare questo strumento, si utilizza questo strumento in un modo innovativo, assemblando dati amministrativi e facendo un'indagine piuttosto ampia in termini numerici di comportamenti delle imprese. E questo secondo me è un dato importante, è importante che Monducci abbia sottolineato due aspetti, che si tratta di un kick-off, cioè di una partenza, di un avvio di questo studio del comportamento delle imprese, e dall'altro l'apertura di queste mole enorme di statistica alla ricerca. Credo sia fondamentale, come ha detto l'amico Rioli, l'aspetto delle, e come è emerso anche dall'analisi che ha fatto Monducci, la prima analisi che ha fatto Monducci, l'aspetto della, come lui ha chiamato, connettività o relazione, reti di imprese. E credo sia fondamentale studiare appunto il comportamento delle imprese, in quanto distinto dai settori e dai mercati. L'aspetto che ci domandiamo e ci siamo domandati è se lo studio statistico, che come diceva il Presidente Golini, Antonio Golini, serve a sintetizzare una conoscenza alla fine, andare a sintesi di una mappatura dei fenomeni, serve ed è bastevole. Allora, sicuramente serve, è fondamentale, però secondo me non è bastevole. Noi abbiamo fatto un'operazione inversa, siamo prima andati a capire dalle testimonianze dirette delle imprese come queste avevano cambiato e stavano cambiando, e poi risponderò alla domanda di Orioli, e poi siamo andati a cercare delle conferme nei dati numerici, perché se non abbiamo dal racconto delle imprese le categorie, non riusciamo poi a capire neanche quale domanda fare correttamente a loro. E da questo punto di vista qualche dubbio su alcuni elementi che sono dentro le domande poste nel censimento, sulla loro capacità di rivelarci il reale, rimane, e anche semplicemente, banalmente, mi chiedo se l'indice di connettività va da 0 a 100 e come mai rimaniamo sempre in una forchetta molto bassa, ben sapendo che invece c'è un nucleo importante di imprese che, grazie alla statistica, poi abbiamo identificato essere un quinto, poco meno di un quinto, che è estremamente connessa. Connessa nei mercati, tra i mercati, nel senso non solo mercati nazionali ma anche mercati esteri. E come è connessa? È connessa attraverso una rete di relazioni, in cui non si acquista più semplicemente sul mercato quello che serve, ma si creano partnership, joint venture, reti formali, perché stare sul mercato e cercare sul mercato un prodotto costa, perché stare sul mercato significa spesso non avere quello che ti serve per soddisfare la tua clientela, perché hai bisogno di avere dei partner affidabili che sopportino una parte dei costi di sviluppo dei prodotti, che siano appunto non soltanto dei fornitori o subfornitori, ma dei veri e propri partner. E abbiamo visto nella nostra indagine, se volete cito qualche numero, tratto peraltro dalla ricerca sui focus group, che è diventata poi libro di recente, curato da Arrighetti e Traù, quanto si è cresciuta l'importanza per le imprese italiane, e parlo di quelle imprese italiane che l'Istat chiama, non capisco bene la differenza fra... Mentre capisco quelle che sono conservatrici, non capisco molto la differenza tra le conservatrici, tra le dinamiche tascabili, le aperte, le innovative, le internazionali spinte. Sicuramente ci sono differenze di indicatori statistici, ma Bucamelli parlava prima di dualismo, e appunto l'elemento fondamentale è questo dualismo tra le imprese che stanno in rete, creano reti,
di collaborazione costante che sono nazionali e internazionali e le altre che invece non ce la fanno. Dicevo prima che l'importanza dell'acquisto di semilavorati realizzati su commessa è cresciuto nel tempo, tanto da essere molto importante o importante ormai per il 50% delle imprese, di questa parte di imprese che chiamiamo di punta del sistema italiano e soprattutto a livello internazionale, cioè acquisto nelle global chain, non nelle reti locali, è diventato importante per circa il 28-30%. Eravamo percentuali che erano a metà un decennio fa. Quindi sicuramente le reti sono importanti e sono diciamo, un elemento ormai chiaro di competitività. Credo diciamo, che sia importante che l'Istat abbia cominciato a indagare su questi aspetti e credo che appunto siamo solo all'inizio anche sul piano della rilevazione. Grazie. Grazie Palazzi. Professor Barbanavaletti, un censimento chiaramente è utile anche per capire cosa è cambiato in un decennio, come cambia la mappatura industriale di un paese. Che impressione si è fatto leggendo i dati? Crescono di nuovo le piccole, piccolissime imprese? Vedo che cioè, ci sono indicazioni sul Made in Italy tradizionale che va diminuendo, ma pur mantenendo una forza intrinseca fortissima. C'è un dato che mi ha colpito molto sull'incremento delle imprese di costruzioni, che sono adesso invece quelle più falcidiate da questa glaciazione della domanda interna che stiamo vivendo. Lei che impressione si è fatto? Grazie di aver la parola. Anch'io voglio ringraziare l'Istat prima di rispondere alle domande del nostro coordinatore per avere fatto appunto questo sforzo per metterlo a disposizione nei risultati. Credo che per la ricerca è importante e sarà importante anche per capire quale sarà appunto l'evoluzione, quale è stata e quale sarà l'evoluzione del nostro sistema produttivo. Devo dire che questa è una direzione su cui bisogna insistere, è fondamentale, credo che quanto più possibile l'Istat continui a lavorare nella direzione di dare sempre più accessibilità ai dati ai ricercatori. Credo che per quanto ci sia un grande sforzo, l'Italia da questo punto di vista sia ancora piuttosto indietro rispetto ad altri paesi europei, rispetto a certi avanti, rispetto ad altri è indietro, nel senso che ad esempio io nell'ufficio accanto al mio all'università ho dei miei colleghi che lavorano con i dati dell'INSEE francese, avendo una macchinetta che identifica le impronte digitali, permette loro di accedere ai dati e di elaborarli. Quindi da questo punto di vista credo che lo sforzo che sta facendo l'Istat sia fondamentale, bisogna andare avanti il più possibile ed è molto importante che possiamo avere dati per cui le migliori analisi, se vogliamo, di economia internazionale vengono fatte proprio usando i dati italiani e non solo anche i dati di altri paesi europei. Questo credo che è un punto importante proprio per inquadrare e capire meglio la posizione competitiva del nostro paese. Quindi sono molto contento che appunto l'Istat abbia molto chiaramente preso questa strada. Per quanto riguarda invece la fotografia che viene, quello che emerge da questi dati, è molto interessante perché effettivamente, come diceva Orioli, il punto fondamentale è cercare di capire e di identificare che cosa è successo in questi anni. Sono stati anni effettivamente molto difficili, che hanno dentro un ciclo di forte crescita, relativa crescita ed espansione, ed un ciclo di fortissima contrazione. Quindi effettivamente combinano due periodi molto particolari. Allora effettivamente ci si aspetterebbe che in questo periodo, soprattutto in questa divaricazione di gap tra domanda interna e esterna di cui si parlava prima, ci fosse stato veramente un progresso di una trasformazione strutturale profonda del nostro sistema industriale. E questo, secondo me, lo cogliamo, in parte c'è e viene fuori dai dati che abbiamo visto, in parte forse non si vede ancora. Magari se il prossimo censimento si vedrà ancora che cosa è successo negli ultimi due anni. Ma intanto è interessante questo dato che comunque complessivamente il numero di imprese e il numero di addetti addirittura cresce rispetto al 2001, quindi il dato complessivo è un dato di crescita, però è un dato dove si intravedono appunto delle trasformazioni importanti. Da un lato c'è l'industria che ha avuto un calo forte dei propri addetti, quindi c'è un calo importante dell'industria, dall'altra evidentemente una riallocazione verso i servizi che va però verso le costruzioni, quindi verso settori che non sono esposti, se vogliamo, alla concorrenza internazionale o lo sono limitatamente.
e verso invece il commercio, con una trasformazione strutturale abbastanza forte, mi pare, del commercio e un'aggregazione, cioè le imprese nel commercio crescono, no? Aumentano gli addetti nel commercio e le imprese, la dimensione delle imprese diventa più grande, quindi è una trasformazione probabilmente del sistema del commercio verso la grande distribuzione. Quindi ci sono dei fenomeni sotto traccia importanti, dall'altra però vediamo che ad esempio la dimensione media delle imprese rimane piuttosto stabile, nel senso che, come ci diceva prima Monducci, c'è ancora una preponderanza molto forte delle microimprese rispetto ad altri paesi, e questo è un processo che va capito. Io penso sempre che quando ragioniamo sull'evoluzione dobbiamo sempre ragionare in termini dinamici, cioè non porta tanto quante microimprese abbiamo e quante grandi imprese abbiamo, ma quante imprese in 10 anni si trasformano da micro a medie a grandi e così via. Quindi qual è la trasformazione del sistema produttivo e quindi qual è quella che in termini tecnici si chiama l'efficienza riallocativa del sistema, cioè la capacità del sistema di spostare risorse verso le attività più efficienti, più produttive, che non vuol dire necessariamente manufattura verso servizi, perché io credo che poi manifattura e servizi siano profondamente integrati ed è molto difficile capire e decidere se sia meglio l'una o l'altra. Secondo me è un discorso fittizio, un dibattito che la cosa fondamentale è che però siano integrati in modo efficiente, perché la competitività della manifattura dipende dalla qualità dei servizi e la qualità dei servizi dipende anche da che domanda ne fa la manifattura, quindi queste due cose sono molto importanti. Ecco, capire in che modo si è andato avanti in questo periodo non è ovvio, non è un elemento che forse può ancora emergere da questi dati, ma credo che ci sia importante fare delle analisi in questo senso. Concordo con Luca Paolazzi sostanzialmente sull'idea, ho una certa difficoltà a riconoscermi in tutti i vari sottogruppi che, diciamo, ci dà l'analisi statistica sulle imprese, le innovative, le aperte, eccetera. Credo anch'io che soprattutto siamo di fronte a un fortissimo dualismo nel sistema produttivo. Le imprese che crescono, che riescono ad innovare, che vanno sui mercati internazionali, poi hanno caratteristiche relativamente simili, non sono necessariamente solo le più grandi, anche le piccole dinamiche attive, come è stato messo bene in evidenza nella relazione di Monducci, sono anche piccole imprese che però hanno la capacità di crescere e quindi di diventare grandi, di favorire quella riallocazione positiva delle risorse. Quindi la cosa importante e fondamentale è capire proprio la barriera tra le imprese che sono statiche, che lo dichiarano al di là dei piccoli esercizi commerciali, ma anche più in generale, e quelle che invece riescono ad essere fortemente dinamiche. Grazie mille. Grazie. Bonomi, io ero convinto che il dibattito piccolo e bello o non bello fosse una cosa finita alla fine degli anni 70 o insomma un poco oltre. Ma guardando questi dati però abbiamo la fotografia di un paese che da questo punto di vista, nella dimensione di imprese, nella locazione della configurazione, pardon, della struttura industriale o imprenditoriale italiana non cambia. Abbiamo visto che gran parte delle imprese del prossimo triennio avrà il problema del passaggio generazionale, che è quello poi che diventa la cesura fondamentale nella continuità produttiva e che crea lo shock che io per la verità pensavo avessimo metabolizzato dopo 30 anni di dibattiti sulle spiegazioni su come sia fondamentale aprire il capitale, aprire la governance al management, innovare e quant'altro. Invece, ecco, pur in questa catalogazione dove l'Istat forse per la prima volta si incarica di trarre delle sintesi anche, come dire, sociologiche, se così posso dire, perché è la prima volta che le vedo anche con una certa vivacità di titolazione, diciamo così, in questa nuova mappatura del mondo imprenditoriale italiano, che è assai più simile a quello che normalmente appunto produce Bonomi o chi come lui studia appunto i fenomeni sociali, i fenomeni dell'economia. Insomma, mi sto sbagliando in questo amarcord oppure vanno letti in modo diverso questi dati? Lei come ci si ritrova in queste 5 catalogazioni che ci propone oggi l'Istat? Arrivo ai cluster. Direi in primo luogo, rispondendo alla tua domanda, Orioli, che primo dato è che noi siamo questo da cui partire. Quindi ci possiamo fare tutte le interpretazioni che vogliamo, ma i dati dell'Istat ci danno una fotografia reale da cui partire.
che va ben al di là del dibattito che ha attraversato il decennio e non solo, piccolo e bello oppure no. Noi siamo questi. Si portano dietro questi dati un interrogativo preoccupante: se, essendo questi, riusciremo a uscirne o attraversare la dimensione della crisi rimanendo con una metamorfosi della manifattura dei servizi ancora il secondo paese manifatturiero d'Europa. Quindi questo è un grande interrogativo che si porta dietro, su cui cercherò di dire qualcosa. Siamo questi, e io lo dico in maniera schematica, non ho mai pensato che noi fossimo il capitalismo anglosassone in cui l'impresa è una molecola del capitale finanziario. Non siamo questo. Basta vedere quante imprese abbiamo quotate in borsa, so benissimo che su questo il dibattito poi si apre, ma quante di quelle imprese censite dall'Istat sono quotate in borsa e capiamo. Non siamo il capitalismo renano, non siamo nemmeno il capitalismo francese con una capacità statuale di innovare e di potenziare la dimensione dell'economia, non siamo nemmeno, per andare dentro i servizi, il capitalismo anseatico che va dalle Fiandre alla Nokia in Finlandia. Siamo questa cosa qua. Dal mio punto di vista, io ho apprezzato molto, e mi è molto utile, perché io che vado per territori e lavoro su interviste in profondità e dati qualitativi, avere un riferimento che mi conforta rispetto a questo è importante, quindi grazie Istat rispetto a questi ragionamenti. Ho apprezzato anche, ed entro nel merito, dei tratti di approfondimento dell'analisi che oserei dire antropologica. A me è piaciuto moltissimo il ragionamento, preso atto che abbiamo a che fare con imprese in cui la maggior parte dei casi c'è dietro una famiglia, sono andati a esaminare l'antropologia della famiglia, come si muove la famiglia rispetto a questo, e a indagare un passaggio delicatissimo che è il passaggio generazionale. Interessante. E io ritengo, questa è la mia valutazione, che noi dobbiamo prendere atto che quel meccanismo proliferante di capitalismo molecolare dentro il quale la famiglia era messa al lavoro e riusciva a reggere tutte queste cose, che io spiego attraverso le tre C: campanile, capannone, comunità, non basta più. Questo è il dato di ragionamento che viene, e come questo processo di impresa proliferante sia nel commercio che anche nella manifattura rispetto a questo sia in grado di reggere il cambiamento. Questo mi pare interessante, e direi all'Istat: continuiamo su questo lavoro, perché io credo che la famiglia, come unico DNA ricombinante del fare impresa, ha dato tutto quello che poteva dare. Ha dato tutto quello che poteva dare. Il decennio, citato prima da Navaretti, ha prodotto questo discorso qua. Io credo che dobbiamo ragionare rispetto a questo. Altro dato su cui la cosa mi è parsa molto interessante e molto utile dal mio punto di vista è la dimensione del territorio, nel senso che questa è un'impresa territorializzata a reti corte e in mancanza di reti lunghe, che sono poi il vero problema su cui cercherò di fare un minimo di conclusione. Quindi, allora, la dimensione del territorio, dico la mia. Dal mio punto di vista ci sono tre dimensioni territoriali. Mi spiego, e i dati e il lavoro territoriale mio dice che quelle imprese al sud, che molto spesso sono meraviglie, che in parte crescono, sono imprese che hanno incominciato a capire che un discorso che riguarda turismo e modernizzazione del tessuto agricolo e agroindustriale tiene. Può sembrare banale, ma tutta la transizione dovuta al vino, all'agroindustria, eccetera, ha cominciato a dare dei processi per cui sempre più giovani o soggetti fanno impresa nel mezzogiorno, con tutte le difficoltà. Salto ai colori che riguardano l'asse Torino-Milano-Vicenza-Trieste. Lì, a quel che risulta a me, è in atto un ragionamento molto profondo sulla metamorfosi di questo sistema. Lì si sta ragionando su come questo sistema può innovare, cambiare,
con nuove strategie di impresa, e lì trovo che i ragionamenti tra università, innovazione, start-up, eccetera, è in atto profondamente, nel senso che c'è una grossa riflessione critica del modello di capitalismo territoriale sull'asse Torino-Trieste, nel senso che ovviamente nel nord-ovest, i cui numeri sono fermi, però se hai capito che un certo ciclo fordista è finito e ha sedimentato alcuni processi da cui ripartire, il modello lombardo sta ragionando su come internazionalizzarsi al meglio e come muoversi, e altrettanto estremamente interessante quello che sta avvenendo nel nord-est. Su quest'asse, Emilia-Romagna compresa, secondo me, un ragionamento sulla metamorfosi di questo modello produttivo è in atto, è una riflessione critica dei soggetti rispetto a questo. L'area in cui io trovo che si è ancora molto legati alla vecchia immagine della famiglia messa al lavoro, il distretto produttivo, eccetera, è il centro Italia. Il centro Italia, a mio parere, è più fermo di altri. Queste sono valutazioni mie, però, che mi derivano da interviste in profondità, eccetera. È più forte alcuni modelli rispetto a questo. Per arrivare ai numeri, per arrivare alle cluster, io ragiono in questi termini, in maniera molto schematica. Io divido fondamentalmente in tre blocchi la dimensione dell'impresa italiana. Uno, ci sono le avanguardie agenti, dove ci metto sia quelli i dinamici tascabili e sia gli innovatori. Una dimensione di avanguardia agente che ha reti lunghe e si sta ponendo il problema di internazionalizzazione, nuovi mercati, nuovi prodotti, eccetera. Non c'è dubbio, c'è questa dimensione forte, con sfumature diverse territoriali. Ci abbiamo, e io condivido questo, quello che voi avete denominato le imprese conservatrici, i conservatori, quello che io chiamo il motore immobile. C'è una parte di queste imprese che è ferma, soprattutto perché era abituata alle reti corte o intermedie del mercato interno, perché questo è il problema. E poi c'è un dato che, a mio parere, anche questo è importante, sarebbe molto utile avere i dati della selezione darwiniana delle imprese, cioè quelle che sono uscite rispetto a questo, perché questi sono problemi non da poco. Ultimo ragionamento. Di cosa ci dobbiamo occupare? Io so benissimo che ultimamente va molto di moda occuparsi delle avanguardie agenti, perché ovviamente danno più soddisfazione. Raccontare di quelli che hanno le reti lunghe, hanno innovato il processo, il prodotto, eccetera, va benissimo. Anzi, ci siamo un po' sommersi ultimamente da questa retorica delle start-up, che sono comunque collocati più o meno lì, sono quelli che vanno in questa direzione. Il vero problema è, a mio parere, invece occuparsi del motore immobile, di quelli che vengono chiamati conservatori. Io so benissimo che i conservatori non fanno stile, insomma, no? Però il vero problema è che se noi perdiamo quel blocco che l'Istat definisce i conservatori, non riusciremo ad essere il secondo paese manifatturiero d'Europa. Se dovessi essere un decisore di politiche pubbliche o di politiche per l'impresa, direi che quello è il nodo che abbiamo di fronte nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Come riusciamo a innovare e a cambiare quel corpaccione immobile? Ovviamente utilizzando tutto, sappiamo benissimo che le avanguardie agenti fanno filiera, tirano, eccetera, eccetera, lo sappiamo questo, ma la vera questione è questa. Ultimo dato, come si fa se la famiglia non basta più, perché poi questo è il dato, a innovare, l'eredità imprenditoriale non basta più. Io devo dire, banalizzando l'intervento del Presidente del Confindustria Veneto, che io sono molto d'accordo che, secondo me, l'obiettivo è regalare ad ogni impresa manifatturiera, soprattutto ai conservatori, uno smanettone. Ci siamo capiti? Il dato che è emerso dei 40% che dicono internet è inutile, non è vero. Abbiamo comunque, per fortuna, nonostante tutti i limiti, una genia di smanettoni che molto spesso sono disoccupati, tanto per capirci. Il vero problema è capire se noi riusciamo a fare l'intreccio tra questo.
Ovviamente alcuni dibattiti che ci sono nel Politecnico di Torino, al Politecnico di Milano, nel Veneto, rispetto al discorso start-up, i makers, eccetera, vanno in questa direzione. Io credo che questo sia il punto. O riusciamo nei prossimi anni a contaminare una cultura dei servizi adeguati che entra dentro la manifattura e gli dà le reti lunghe per competere, perché il passaggio è avere dentro l'impresa un ragionamento che non si ferma alla catena del valore, ma che acquisisce la ragnatela del valore che deve incorporare l'utente cliente, i nuovi mercati e l'innovazione. Questo mi pare il quadro e ovviamente, ed ho veramente finito, io credo che saremo anche costretti a fare questo perché la metamorfosi del sistema produttivo è profonda e credo ad esempio che alcuni processi di ragionamenti che stanno avvenendo su green economy, grandi cambiamenti, eccetera, eccetera, inducono inevitabilmente a questo. Quello che mi preoccupa è se noi guardiamo solo all'avanguardia agenti e non ci occupiamo di questo. E quindi, ed ho finito, mi piacerebbe molto che oltre a continuare questo ragionamento di analisi antropologica di come stanno le famiglie nell'accompagnare l'impresa, per capirci, e andare a vedere come si muovono i conservatori, nei prossimi mesi avere anche a disposizione i dati del lavoro, che è molto importante, e capire quanto, ad esempio, i dati INPS che riguardano le partite IVA sono incrociabili, ad esempio, con i dati delle imprese manifatturiere e delle imprese commerciali. Perché a mio parere da questo intreccio tra un po' di terziario che sta venendo avanti e un po' di impresa che si pone il problema, che c'è una via d'uscita. Grazie. Grazie. Beh, Bonomi mi ha introdotto dolcemente, diciamo così, le domande che dovrò girare al dottor Firpo, perché come rappresentante dello sviluppo economico immagino che si senta particolarmente sollecitato da questi dati del censimento, mi sembra evidente, e se posso essere più che franco, davvero la sua è la posizione più delicata fra tutte queste dei nostri ospiti al tavolo, obiettivamente, perché se la fotografia è quella di un paese che non riesce a evolvere il suo modello industriale, non, diciamo così, con dei gap sui valori aggiunti clamorosi, come abbiamo visto, che non riesce ad aiutare, diciamo così, questo, lo spostamento tra piccole imprese che diventino poi delle multinazionali, magari anche multinazionali tascabili, esponenti del quarto capitalismo, che sono rimaste quelle nel corso degli ultimi anni. Quindi evidentemente diciamo così, le politiche economiche e le politiche industriali devono interrogarsi in profondità e forse cogliere anche alcuni degli stimoli o delle fiammelle di luce che ho visto dai dati che sono stati esposti prima, non ultimo questo del Mezzogiorno, perché il Mezzogiorno chiaramente partendo da livelli bassi ha la miglior performance, ma è una cosa da considerare nelle priorità dell'agenda della politica economica, io credo, perché se riusciremo a far evolvere in maniera massiccia e molto performante il Sud, evolverà naturalmente, per motivi anche solo statistici, tutto il Paese. Comunque queste sono solo alcune sollecitazioni, sono curioso di vedere come appunto dall'ufficio del Ministero più strategico sui temi di cui stiamo occupandoci leggono i dati che abbiamo prodotto questa mattina. Grazie. No, oggi è stata una giornata di grande sollecitazione. Io aspettavo i risultati di questo censimento perché per me sono uno strumento di lavoro indispensabile e spero lo siano sempre di più. Dico due cose, voglio soffermarmi poco sull'analisi, però alcune cose voglio sottolinearle. A me stupisce molto in questi 10 anni, che sono stati 10 anni di sollecitazioni telluriche per il nostro sistema imprenditoriale e industriale, di una virulenza anche molto, molto forte, con paradigmi competitivi che sono rapidamente cambiati in pochissimo tempo. A me oggettivamente stupisce che nella fotografia che ci dà l'Istat, che però è una fotografia che si sta facendo sempre più in motion, vengano fuori appunto dati di persistenza di alcuni caratteri del nostro capitalismo davvero, davvero incredibili. Non solo legati alla piccola dimensione d'impresa che persiste, ma legati ad esempio alla produttività, a questo insomma, buco nero della produttività che sembra caratterizzare larga parte della microimpresa italiana, a questa continua, disperante difficoltà delle nostre imprese, si è toccato i temi, appunto, temi anche culturali, le nostre imprese ad adottare le tecnologie dell'ICT,
Quindi da una parte questi tratti di forte persistenza, dall'altra queste sollecitazioni telluriche, cioè divaricazioni tra domanda esterna e domanda interna spaventose, a cui si direbbe che venga fuori sempre più questo carattere, come dire, estremamente, e da qui l'eterogeneità delle risposte, no? Cioè questo carattere in cui le reazioni di questo sistema che ha forti persistenze ma è sollecitato sono reazioni estremamente a macchia di leopardo, estremamente eterogenee e diverse. Tant'è che mi sembra di cogliere dalle parole che ha speso il dottor Monducci, insomma, la dimensione di impresa non è più una variabile così esplicativa dei nostri ritardi. E qui la ricerca di cercare nella connettività, nelle reti, in altre spiegazioni, alcune appunto le reti corte, le reti lunghe, l'apertura ai mercati o non ai mercati, la differenziazione dei prodotti, variabili più forti per spiegare una cosa che forse per troppo tempo, in maniera forse troppo semplicistica, abbiamo continuato a mettere nel piatto, cioè la scarsa dimensione d'azienda. Quindi, insomma, per chiudere, insomma, persistenza, dualismo, forti sollecitazioni e eterogeneità nelle risposte, per proprio dirla un po' brutalmente. Di fronte a questo, fare politica economica di fronte a questo mondo è una sfida molto complicata, perché appunto c'è un tale individualismo, una tale eterogeneità nella risposta alle sollecitazioni che è difficile, secondo me, cogliere in pieno i tratti salienti. E questo è un primo punto che mi mette anche in una certa difficoltà a provare a immaginare determinate cose. Però sono d'accordo su alcune tematiche. Uno, in primis, cioè qui dentro questo milione di imprese, ci sta la forza del paese, ci sta l'occupazione, ci sta la nostra ricchezza, ci sta il nostro tenore di vita. Quindi qua, questo, come dire, questo è il paese, ma questo è anche l'oggetto che noi dobbiamo, di cui dobbiamo prenderci cura. Quindi già solo dire questo, se posso dirlo, è importante. Cioè, la politica economica qua si deve concentrare su questi tipi di interlocutori, si deve concentrare, e non magari su altre cose. A oggi io vedo ancora una politica economica che non è pienamente concentrata su questa cosa. Un secondo tema che dico, ed è venuto fuori anche qua, c'è un tema, è venuto fuori, insomma, l'hanno accennato il professor Navaretti e il professor Bonomi, la dinamica. Che dinamica c'è? Qual è il meccanismo? Perché in questa persistenza ci manca un po' di distruzione creatrice, no? Ci manca, non la vediamo. E allora qua c'è una riflessione, secondo me, da fare sulla capacità, che sul contesto che sta attorno alle imprese, ed è un altro elemento su cui forse varrebbe anche qui concentrare un po' un pezzo di politica economica, cioè della capacità allocativa che il sistema ha nel distribuire le risorse. E qua non voglio soffermarmi, ma questo paese, che ha avuto crescite di produttività abbastanza fenomenali, abbastanza importanti, certamente migliori rispetto ai paesi europei fino alla metà degli anni 90, dalla metà degli anni 90 si è bloccato, la produttività è crollata. E forse c'è dietro quel crollo di produttività, non quello che abbiamo sempre detto, cioè un problema dimensionale, che certamente c'è, ma c'è forse un problema di efficienza nell'allocazione delle risorse. E questa tocca ovviamente a moltissimi temi, alcuni temi vengono fuori dal rapporto, pensiamo alla burocrazia, che viene fuori in maniera fortissima, certamente la burocrazia non aiuta, o diciamo il peso di regole sbagliate, di regole mal scritte, di regole mal fatte, certamente non aiuta l'efficienza allocativa, e in questo paese c'è un bisogno mostruoso di costruire invece buone regole, ovvero spesso regole anche più semplici. C'è un tema del credito, e viene fortissimo anche qua dal rapporto, cioè ci dobbiamo un po' interrogare in questi ultimi, al di là degli ultimi anni di, chiamiamola, credit crunch, o comunque di contrazione del credito. Ma negli anni 2000 abbiamo avuto un'esplosione del credito, del tutto disancorata spesso dai fondamentali economici. Quanto questo credito sia stato efficacemente impiegato, me lo domando. Tra parentesi, un momento in cui il credito
dovendo seguire in teoria i criteri di Basilea sul merito di credito, doveva essere particolarmente selettivo e particolarmente capace ad allocare le risorse. Chiudo, e quindi appunto questo è il focus, c'è un tema di efficienza allocativa. Chiudo sul tema, perché sono stato sollecitato proprio su questo, sul tema dell'imprenditorialità della nuova impresa. Io non so se le start-up fanno parte della testa di ponte di questo mondo. Temo che ad oggi il sistema delle start-up italiane è ancora un sistema che è più assimilabile al mondo della microimpresa ed è l'impresa di domani. Su questo tema bisogna concentrare un po' più il focus delle politiche economiche, perché su questo tema si possono rimettere a posto, su questo nuovo bacino di imprese, alcuni temi. Cioè la facilità del fare impresa la si può misurare in primo luogo sulle nuove imprese, e quindi facilitare il modo con cui si costituiscono nuove imprese in questo paese è un tema di politica economica molto, molto importante. Noi abbiamo cercato di fare questo con questa policy molto piccola, abbiamo fatto una policy di grande apertura, di grande liberalizzazione sul fronte delle nuove imprese innovative. Perché? Perché i cambiamenti da fare sono enormi, e quando i cambiamenti da fare sono enormi, le resistenze a questi cambiamenti sono altresì enormi. Allora, o si concentra il cambiamento verso un punto piccolo, e la startup innovativa è oggettivamente un punto piccolo, oggi si tratta alla fine di quasi 1500 aziende, quindi rispetto al mondo del milione è niente, però su quel punto si poteva concentrare una pressione sufficiente a sfondare alcune resistenze. Una volta che quel punto si è sfondato, beh, aprirlo è più facile. Quindi io mi piacerebbe che, insomma, la policy che ci siamo un po' inventati l'anno scorso sulle start-up innovative, che è una policy sull'innovazione in primo luogo, potesse diventare un benchmark importante da estendere al bacino dell'impresa italiana per facilitare il mondo di fare impresa. Poi ci sono altri temi sulla finanza d'impresa, ma magari ne parliamo dopo. Bene, mi sembra che si vada verso un'idea di minimo comune denominatore, necessariamente vista l'eterogeneità poi del tipo di imprese che sono state censite, che ancora una volta ripropone l'urgenza di fare politiche dei fattori e non politiche dei settori, a cominciare però da quella fiscale, di cui non abbiamo detto niente, ma che è il cuore del cuore del cuore delle politiche economiche e anche delle politiche industriali. Però magari ne parliamo poi nel secondo giro. Ora devo dare la parola a Lieta Smaiato, che è qua l'imprenditore. Noi abbiamo ragionato di numeri, tabelle, di teorie, ma lei queste cose le vive quotidianamente e quindi la sua testimonianza è particolarmente gradita e utile, credo, nella lettura concreta di vita vissuta quotidiana di questo tipo di dati, di questo tipo di sollecitazioni statistiche. Prego. Buongiorno a tutti e ringrazio l'ISTAT di questa occasione di confronto e anche di, come dire, di ulteriore riflessione su quella che è la situazione nel nostro paese. Il nono censimento ha tracciato, ha dato una fotografia della situazione delle imprese ed anche economiche del nostro paese, e si colloca in un momento di crisi. E io credo che quindi sia ulteriormente importante trarre profitto da questa conoscenza per poi dopo anche che si concretizzino come dire, anche delle soluzioni rispetto alle criticità, alle problematicità che il censimento ha esposto. Io rappresento un modello tipico di impresa, stata fondata dalla famiglia anni 60, dentro a un territorio, cioè quindi anche con una esperienza di, come dire, noi sono del settore della Riviera, cioè nel distretto della Riviera del Brenta, con una monocoltura calzaturiera. E che questo ha segnato un po' anche, come dire, le fasi anche di altri cicli di crisi. Questo da una parte ha permesso di superare, come dire, di selezionare anche una classe dirigente imprenditoriale di imprese, e dall'altra anche di, come dire, di rappresentare un po' anche il tessuto sociale di questa esperienza. Dico questo perché il modello tipico dell'impresa nostra con gestione familiare, naturalmente di piccole dimensioni,
e quindi anche con una capacità di sufficiente flessibilità. Però oggi in questo decennio ci stiamo approntando anche il passaggio generazionale e questo permette da una parte di avere una, sufficientemente uno strato di competenza dal punto di vista della professione e del lavoro, dall'altra però l'esigenza di uscire da un ciclo un po' conservativo, direi, mi permetto di dire, per affrontare anche le sfide che questa crisi e comunque la globalizzazione impongono, quindi le innovazioni, l'adeguamento a nuovi modelli organizzativi e quant'altro. Allora io credo che questo sia l'esigenza oggi, è anche quello di saper, come dire, affrontare questi temi in maniera approfondita ma anche concreta, non solo stando i numeri che ne escono, ma anche capire la difficoltà che oggi ci si trova ad affrontare. Io vivo con grande passione il lavoro, l'esperienza della mia impresa, però anche con grande fatica, cioè, e sempre quando ci si confronta in realtà associative c'è sempre anche un malessere di fronte anche, come dire, un'incapacità di essere compresi. Perché dico questo? Perché a volte non c'è solo il problema della fiscalità, ma c'è anche un problema di una oppressione che impegna molto delle nostre energie e della nostra anche supportazione. Già ci dobbiamo sfidare con le regole, ormai le regole sono internazionali, cioè la competizione internazionale non è più solo un fatto locale o di autonomia della singola azienda. Oggi per stare nel mercato bisogna saper essere competitori, saper riuscire a sviluppare nuove soluzioni, nuove modalità, nuovi processi. Questo chiede molto di energia alle imprese, alle aziende. Alcune sono riuscite, abbiamo visto che comunque c'è una buona tenuta per quanto riguarda la vita delle aziende, però dico con grande e sempre più ci sarà l'esigenza anche di energie, di competenze, di conoscenze, di sfide. E allora io credo che bisogna elaborare anche, anche un modello più semplificato rispetto a quello che attualmente si vive, cioè voglio dire la burocrazia, i mille orpelli, le centomila difficoltà che ci sono. Bisogna trovare anche, e si chiede un modello semplificativo, proprio perché rispetto a questi processi che dal punto di vista produttivo, che in qualche misura le tecnologie aiutano, però non sono supportate poi da una semplificazione che dovrebbe essere di natura amministrativa. Porto l'esperienza del nostro distretto, questa esperienza ha prodotto, cioè proprio il fatto di essere monocultura, monocultura ha in qualche misura disposto gli imprenditori anche a trovare forme attraverso un'associazione di categoria anche di collaborazione e comunque anche di conoscenze. Questo certamente ha anche rafforzato l'esperienza di questi decenni del settore calzaturiero. Però d'altra parte è anche elaborato anche degli strumenti come il consorzio per quanto riguarda l'usufruizione di servizi oppure il Politecnico Calzaturiero per quanto riguarda la ricerca e la formazione. Questo certamente ha dato anche un contributo importante per le aziende. E io credo allora che questo un po' siano le sfide che noi dobbiamo, cioè cogliere queste cose, questa esperienza che nasce da lei delle richieste ma che sono trasformate in opportunità, sviluppare in questo filone. Noi abbiamo una competizione per quanto ci riguarda come settore, voi sapete il settore moda, in alcuni decenni c'è stata una delocalizzazione importante, abbiamo anche superato questo, ci sono state anche delle produzioni che sono ritornate, abbiamo maturato delle collaborazioni con case di moda anche non italiane, molto importanti, molto significative, che questo ci ha permesso di qualificare ulteriormente anche la nostra produzione, anche di dare un target più elevato dal punto di vista della qualità. Ecco. Io credo che questa è stata anche una caratteristica positiva dell'esperienza del settore, molto interessante, molto positiva. Oggi si apre
si aprono nuove sfide. Io credo che magari ormai i cambiamenti sono continui, non sono più ciclici di qualche anno, ma durano ormai mesi, e quindi la competizione è diventata molto, cioè ci sollecita a cambiare continuamente e rapidamente. Ecco. Mi pare che questa sia una, come dire, una esperienza che possa anche essere positiva nella crisi economica che sta attraversando il nostro paese, ma che ha bisogno di strumenti e di conoscenze continue per poter essere adeguati. Io dico, non sono, cioè in passato c'è stato Piccolo e Bello, modello Nord-Est, sono ampiamente superati questi termini, no, cioè, si è superato, però io credo che se vogliamo dare al nostro paese un livello di produzione che mantenga un'economia importante, che sia motivo anche di occupazione, che abbiamo visto scemare un po' anche negli ultimi mesi, dobbiamo certamente, da una parte l'impresa deve sapere affrontare individualmente oppure in maniera associata alcune queste sfide, e quindi è sollecitata all'innovazione, alla formazione e quant'altro, però io credo che si chiede anche al Paese, alla forma Stato, cioè allo Stato, che ci sia anche, si creano le condizioni per poter, come dire, continuare a esistere e sopravvivere rispetto anche a uno scenario un po' più globalizzato di quello che è stato in passato. Grazie. Mi sembra di poter sintetizzare che ancora una volta viene forte l'istanza a una semplificazione burocratica che da parte delle imprese, che è quella che poi viene portata innanzi anche nelle sedi istituzionali da parte di Confindustria con la gestione della presidenza Squinzi, che ha fatto del tema dell'abbattimento dei vincoli della burocrazia come uno dei grandi leitmotiv del proprio mandato. Paolazzi, naturalmente stiamo facendo il secondo giro e ci avviamo quindi alle conclusioni, ma mi ha colpito prima quando Firpo diceva che è mancata la distruzione creatrice. Vorrei partire da qui per poi consentire di svolgere le tue conclusioni. A livello del manifatturiero mi sembra che i dati del censimento invece dicano una cosa diversa. Sono sparite, diciamo, se non ricordo male, dai dati censuali circa 100.000 imprese manifatturiere con un comportamento diversificato all'interno dei settori. Alcuni hanno visto espandersi il numero di imprese addetti, altri hanno visto invece contrarsi il numero di imprese addetti. Quindi una selezione c'è stata. Non solo, diciamo, delle imprese stesse, ma anche di riallocazione dentro il settore manifatturiero. Il punto è quanto, diciamo, sufficientemente fini sono i dati presi nel loro complesso per farci affermare questo. Credo che se andassimo poi a disaggregare ulteriormente per vari gradi di comparti, specificità e quant'altro, emergerebbe invece che una selezione c'è, è sempre più forte, sia di attività, sia appunto di occupazione, valore aggiunto e così via. Quello che emerge è che, e questo è stato testimoniato anche poco fa da signora Smaniato, è che c'è, diciamo, una come dire, differenziazione sempre più forte nella coscienza, consapevolezza e capacità di reazione. È stato detto poco fa, appunto, dall'imprenditrice che l'innovazione è continua, e questo richiede una capacità di adattamento e un atteggiamento che possiamo definire proattivo verso quello che accade fuori dall'impresa. È al limite, anzi, in un certo qual modo, l'impresa stessa come attrice del cambiamento e non solo, diciamo, come qualcuno che subisce l'onda dell'innovazione, dei cambiamenti, dei mutamenti che avvengono a livello globale. Questo richiede però, appunto, non solo una serie di dotazioni interne alle imprese in termini di capitalizzazione, in termini di risorse umane, in termini di managerizzazione, in termini di avere competenze, magari, diciamo, avere anche all'interno
capacità di ricerca, ma soprattutto diciamo, coscienza della necessità di interagire. Torniamo al discorso iniziale delle reti di impresa, non inteso in senso contrattualistico, ma inteso in senso di filiere e di capacità di creare rapporti stabili fra le imprese e presidiare in modo forte diciamo, le catene globali del valore. È interessante la testimonianza che ci è stata appena fatta di come interagendo con case di moda sono state riportate qui produzioni che prima diciamo erano state disperse, perché evidentemente lì c'è una qualità, una competenza che viene poi riconosciuta. Quindi, ripeto, secondo me la selezione c'è, è una selezione peraltro diciamo una cosa interessante, i dati che ci consegna l'Istat sono del 2011, fine 2011, noi siamo a fine 2013, 2 anni dopo. Mi domando diciamo, quanto nel frattempo è cambiato ulteriormente il panorama, in quanto diciamo, il dualismo si è aperto ulteriormente o magari diciamo, quanta parte delle imprese che prima potevano essere classificate come diciamo, conservatrici stanno invece mutando atteggiamento. Io ho l'impressione che abbia ragione Bonomi nel dire che c'è una riflessione in corso molto forte, una volontà, una voglia di cambiamento a livello di come dire, anche associativo, non parlo ovviamente di forma di Confindustria, parlo diciamo, di presa di coscienza e azione per cercare di portare un maggior numero di imprese da questo atteggiamento di restrizione, chiusura, arroccamento difensivo, che è un modo anche di sopravvivere e per carità fare bene il proprio mestiere, ma verso diciamo, un atteggiamento più aperto e più dinamico. Barbara Navaretti, io parlavo in introduzione di un paese che sta vivendo la circolazione extracorporea con questi 30 punti di differenza tra domanda estera e domanda interna. Effettivamente ci troviamo nel paradosso ben visibile in silhouette dai dati che ci dà l'Istat oggi, di un paese che esporta quando è eccellente anche il proprio territorio, un'idea del territorio, ma di un territorio che non consuma. Mi sto domandando, appunto, considerando anche quello che diceva Paolazzi, che in questi 2 anni probabilmente i dati sono andati in peggioramento, dove ci porterà questa divaricazione della forbice? Beh, questo è un punto interessante, perché in effetti non siamo, cioè bisogna capire se questa divaricazione è una divaricazione congiunturale o una divaricazione strutturale. Allora, io credo che sia congiunturale, nel senso che ovviamente soffriamo di calo di domanda interna anche così per in seguito alla crisi, eccetera. È strutturale nel senso che è più ampia e più resiliente, se vogliamo, cioè il calo della domanda interna è più ampio e più resiliente che non in altri paesi europei. Quindi credo che la vera difficoltà nostra sarà riuscire a ritornare su un terreno anche di consumo di domanda interna simile a quello che avevamo prima. Io devo dire che qui effettivamente anche qui si innesta quello che si diceva prima, le cose anche che ha detto Bonomi sul corpo immobile. Effettivamente questo è molto importante, perché in realtà il corpo immobile è un corpo che è soprattutto, che non solo produce con la rete corta, ma anche vende con la rete corta, no? Nel senso che è sostanzialmente opera in un territorio profondamente domestico e quindi è molto legato questo corpo immobile alla dinamica della domanda nazionale. Qui è difficile capire quale sarà l'evoluzione. Io quando si inizia a ragionare sul dualismo delle imprese italiane, che poi appunto l'Istat nei suoi dati ci dice che non è se andiamo più fini non è solo un dualismo, mi viene sempre in mente di dire: ma da un lato abbiamo un problema di competitività, dall'altro abbiamo un problema di welfare, e molto spesso confondiamo queste due cose. Allora, il corpo immobile in una certa declinazione è un elemento importante di competitività, perché è una parte del territorio, della capacità anche di creare attività produttive magari innestate con imprese più grandi in rete eccetera, che è importante perché anche c'è un saper fare certe cose, ci sono tutta una serie di elementi importanti. Dall'altra però in molti casi è difficilmente recuperabile, e allora
lì effettivamente c'è un problema di welfare, nel senso di come sostenere la transizione verso un corpo più mobile. Non possiamo non porci anche il problema di come far transitare la parte del corpo immobile che il corpo immobile non è più in grado di sostenere verso un corpo più mobile. E voglio dire, e chiaramente finché noi ad esempio abbiamo dei strumenti di sostegno della disoccupazione come la cassa integrazione che tengono gli occupati legati all'azienda di origine, evidentemente questa evoluzione non c'è. La cosa interessante secondo me è che, pensando appunto anche a questa cosa del territorio, e poi chiudo, è che effettivamente anche qui ci può essere una trasformazione straordinaria del corpo immobile che sfrutta il territorio e diventa mobile, nel senso che si innesta con delle reti. Io penso sempre al caso dello slow food, per esempio, no? Visto che si parla di territorio, di riscoperta, dell'agricoltura locale, eccetera. Beh, lo slow food è la riscoperta di un territorio, però innestato in un mercato globale. Cioè è un meccanismo, quello lì straordinario, che dà un brand a una roba che è molto territoriale, molto specifica, però gli fornisce una rete attraverso i presidi, attraverso un marchio forte, eccetera, che è globale, lo innesta quindi nella rete, nell'internet, nelle reti di distribuzione, eccetera, e il territorio riesce a sopravvivere. Stessa cosa il mezzogiorno che si trasforma, che i ragazzi giovani che si danno al turismo, queste cose qui sono fondamentali e vendono precisamente il territorio, ma lo fanno in un modo per cui danno tutta una serie di servizi, sono innestati in una cosa di internet globale, no, quindi c'è un elemento di territorialità che però deve imparare anche a diventare globale e diventa mobile in quel modo lì, non necessariamente diventa la Microsoft, però capito, si muove ha una mobilità che la fa uscire dal corpo immobile. Questo punto però è molto importante: corpo immobile, welfare o competitività? Questo credo che è un nodo che ci dobbiamo porre. Bonomi, mi allaccio a questo, nel senso che probabilmente bisogna anche prendere atto nella scalettatura dell'agenda delle priorità per la politica economica, politica industriale, che forse al primo punto ci vuole la copertura di quello che si chiamava prima, nella tavola rotonda precedente, del gap culturale, nel senso che è la cultura che fa l'infrastruttura, o è una provocazione eccessiva? Ma io credo che non si possa chiedere all'Istat, però, dato questo quadro della metamorfosi del sistema delle imprese, io credo che dobbiamo ragionare un attimo un po' sul contesto. Allora, in primo luogo, io credo che molto dipenderà dalla qualità che verrà di quello che io chiamo il capitalismo delle reti, che non è censito, nel senso che il capitalismo delle reti sono le banche, le ferrovie, le reti in generale. Quindi se uno guarda al vertice della dimensione del capitalismo italiano, abbiamo un po' di grandi gruppi, che non sono più tutti grandi gruppi industriali, che si occupano di produzione di reti. Sappiamo benissimo che su questo punto abbiamo dei deficit competitivi, primo dato. Due, la metamorfosi dei 10 anni ci dà comunque, e credo che questi invece sono censiti dentro il ragionamento Istat, quelle 3.500-4.000 medie imprese, che sono cresciute, attenzione, sono cresciute dentro le radici di quei numeri del capitalismo molecolare diffuso. Non ci fosse stato quella diffusione dell'impresa, che è un patrimonio, non ci sarebbero state nemmeno le medie imprese competitive. Basta avere la storia chiara di alcune medie imprese leader, non le cito, ma ci capiamo, che partono da radici territoriali, distrettuali, eccetera. Hanno verticalizzato alcuni processi. Questo. Poi abbiamo quel censimento dei 4 milioni dove entra dentro l'Istat. Ma la metamorfosi non riguarda solo le imprese. Mi permetto di dire che, siccome è processi territoriali, riguarda il sistema delle camere di commercio, che sono a fianco delle imprese, il sistema delle rappresentanze, per capirci, le rappresentanze sono fondamentali, perché ovviamente una cosa è accompagnare un motore immobile, una cosa è lavorare con il motore immobile per incominciare a farle diventare innovative e competitive.
Il problema non è più paghe, contributi e servizi di questo genere, ma quanto il rappresentare un tessuto imprenditoriale significa entrare dentro meccanismi di innovazione. E quindi, ad esempio, io ritengo che compito delle rappresentanze sia giusto appunto quello di mettersi in mezzo, uso la mia terminologia, tra le avanguardie agenti e il motore immobile, o se vogliamo usare la terminologia Istat, intervenire tra le multinazionali tascabili o i micro innovativi a reti lunghe rispetto ai conservatori. Questo è il punto vero che dobbiamo ragionare sul contesto. E aggiungo, quando dico che trovo fibrillazioni di autocoscienza molto forte, ad esempio quando i politecnici si mettono in mezzo sul territorio, come a Torino, Milano o l'università che citava prima nel nord-est, produce effetti di grande, sono mediatori tra gli innovatori alti e il corpaccione immobile. Ma questo è un lavoro che a chi tocca? Secondo me tocca in parte al Politecnico, all'università, eccetera. Sono loro che si devono mettere in mezzo come diffusori rispetto a questo. E arrivo anche all'altra questione. La questione delle banche non è solo una questione di credito, sappiamo tutti, ma il problema è che le banche ragionano solo in una dimensione di serie storiche. Allora hanno le serie storiche che gli dicono anche quelli che non pagano e che sono in difficoltà, ma il vero problema è che le banche con i nuovi soggetti, siccome non hanno le serie storiche, non sono in grado di accompagnarle. Anche qui la metamorfosi riguarda tutti questi processi qua. O cambia la metamorfosi del sistema bancario, che acquisisce una logica di, virgolette, innovare il corpaccione immobile e portarli rispetto a questo, e quindi ad esempio la sua proposta delle start-up, perfetto. Ma il vero problema è che la start-up è riconosciuta dal Ministero, ne parliamo tutti, poi esce, va in banca e gli dice: qual è la serie storica? Non ti conosco. E dice: ah, ma tu, dice, avrai la possibilità. Ma chi ce lo dice questo? Sono tempi di crisi. Questo è il punto. Quindi, e ultima cosa, se mi è permesso, un minimo di politiche pubbliche. Keynesiane o non keynesiane, siamo un paese manifatturiero, industriale, eccetera, incominciamo a difendere questo processo. Mi pare ovvio rispetto a questo. Sono anni che non ci sono politiche verso le imprese degne di questo nome, che non siano welfare. Sono d'accordo. Bene che c'è stato, è stato bene, cassa integrazione speciale, tutto. Abbiamo retto la crisi in questo modo, ma attenzione, non basta più. Dobbiamo incominciare ad avere una visione. Io non, lo dico subito, non chiedo soldi, però alla politica chiedo almeno la visione dell'Istat. Basta. Firpo, lei quando vede il dato del 46% di imprese che dice che non gli serve internet, come lo legge? Non gli serve internet? Il 46% delle imprese dice che non ha bisogno di supporti internet. Ma credo che quel dato... Lo dico perché, essendo lei nel ruolo del decisore pubblico, diciamo così, questa cosa mi interrogherebbe dicendo: devo fare una formidabile azione di alfabetizzazione, devo fare gli accordi con le categorie, perché questa cosa è il principale driver dello sviluppo del prossimo decennio, penso. Quindi su quello mi concentrerei e quindi quello mi interrogherebbe particolarmente. Ma credo quel dato sia in larga parte dovuto al fatto che larga parte soprattutto della microimpresa, ma non solo della microimpresa, è appunto legato a reti molto povere e molto locali, per cui alla fine internet, che è un meccanismo in cui ti consente con costi ridotti però di raggiungere reti più ampie, sostanzialmente quello è un indicatore di scarsa domanda, come dire, nel senso che nel momento in cui io non sono interessato a raggiungere mercati più distanti, a sofisticare i miei prodotti, guardo solo al mio mercato locale o microlocale, certamente il mio interesse per internet sarà meno forte. Detto ciò, non sfugge che in questo paese ci sia anche, sotto questo profilo, un importante, come dire, gap infrastrutturale
forte, nel senso che qui l'interazione sul nostro ritardo sull'adozione delle tecnologie, diciamo, ICT largamente intese, in particolare poi per quanto riguarda ad esempio tutta la tecnologia che tocca il cloud computing per il miglioramento dell'organizzazione della performance aziendale e tutte le tecnologie ICT legate alla commercializzazione, quindi e-commerce e quant'altro, sono inevitabilmente legate a una rete infrastrutturale ancora in severo ritardo. Quindi il combinato disposto di aziende concentrate sul locale, in prevalenza concentrate sul locale, un po' isolate, perché poi questo io colgo molto da questa analisi di Istat questo dualismo tra connettività e isolamento. Trovo un suggerimento interpretativo del nostro capitalismo abbastanza azzeccato. E queste sono prevalentemente isolate, guardano il mercato locale, internet interessa poco. Dall'altra parte hai un'infrastruttura e quindi un assetto di offerta certamente che non aiuta a generare domanda. E questo ci conduce nella situazione attuale di forte ritardo. In più c'è, e è stato sottolineato mi sembra nel panel precedente, certamente un ritardo culturale. Il grado di alfabetizzazione del nostro imprenditore medio sulle tecnologie digitali è in severo ritardo. Pur, se posso dirlo qui, essendoci un potenziale spaventoso, perché leggevo qualche tempo fa in un convegno con Microsoft, nei motori di ricerca più comunemente utilizzati il nome Made in Italy è uno dei nomi più cliccati che esistano. Quindi c'è un potenziale enorme, l'Italia, la qualità italiana, i prodotti italiani hanno ancora un brand fortissimo, fortemente percepito, che ormai passa attraverso internet, e la non possibilità, la non prontezza nel cogliere queste opportunità ci fa pesantemente arretrare nei confronti invece di quei brand che invece sono magari meno riconosciuti e meno riconoscibili. Però qua si tratta di fare un lavoro bestiale, delicato, qua le politiche pubbliche, quando uno tocca il tema dell'alfabetizzazione, non sono banali. Noi stiamo facendo diverse iniziative, spesso e volentieri, molto spesso in partnership con le Camere di Commercio e in partnership necessariamente con i grandi diffusori di tecnologia ICT, quindi stiamo lavorando con Google, stiamo lavorando con Microsoft, per portare sul territorio, proprio questa è un'attività estremamente territoriale, un po' di consapevolezza, un po' di tecnologia, un po' di anche come dire, di possibilità di toccare con mano queste tecnologie. Ma ciononostante, gli ostacoli dati da una domanda un po' arretrata e da una struttura di offerta in ritardo permangono. Presidente Smaiato, a lei l'onore e l'onere, diciamo così, di chiudere questa nostra sessione, ma vorrei che ci desse un'indicazione sul futuro, che è, come dire, la materia prima vera dell'imprenditore. Io credo che non, perché un censimento sia completo, deve fare delle proposte operative e chiudere anche con dei suggerimenti, seppur non presuntuosi, ma che si possano anche realizzare. Allora io credo che l'imprenditore di per sé è a rischio ogni giorno. La competizione del mercato lo fa selezionare, cioè o regge attraverso l'informazione, la formazione, il capitale, eccetera, o regge o salta, no? Infatti abbiamo anche un alto numero di fallimenti in questi mesi, oltre che di disoccupazione. E allora, mentre il disoccupato può avere gli strumenti ammortizzatori sociali, il fallito perde tutto, perde quello che si era costruito anche prima di essere imprenditore. E allora io credo che su questo dobbiamo anche, come dire, ripensare. Allora, quello che sta nelle capacità dell'imprenditore farlo, se ha le capacità le fa, affronta le competizioni del mercato, si innova, eccetera. Però ci sono cose che non attengono all'imprenditore e che oggi io credo che sia una esigenza urgente. E allora a me poco cambia chi parlamentari siano 200, se che 600, non mi cambierà la spesa dello Stato, oppure che si aboliscano le province e diventino consorzi. Ma io credo che noi, cioè certamente è un passaggio importante, ma io credo che noi dobbiamo ripensare una forma dello Stato diversa da quella che è adesso.
perché abbiamo un sistema elefantiaco troppo pesante che impegna il pubblico con un costo altissimo e si continuano ad alzare le imposte e la gente non ce la fa più, non ce la fa l'impresa, non ce la fa il cittadino, non ce la fa il lavoratore dipendente, perché siamo ai limiti oltre i quali oltre non so cosa possa succedere. Ma io credo che dobbiamo riformare anche lo Stato in termini complessivi e allora io penso che dovremmo semplificare un po' tutti i sistemi, da quello della rappresentanza istituzionale attraverso semplificazione e attraverso anche accorpamento di funzioni. Io non posso pensare che una concessione edilizia deve passare per il comune, per i vigili del fuoco, per la regione e dopo non passano 8 anni, ne passano anche 15, ma magari solo anche per fare un servizio o no, un piccolo, ecco. E questo tiene anche l'impresa nei limiti della legalità. Uno si sente sempre trasgressore perché magari non, siccome è in ritardo, io no. E credo che questo debba, siamo un paese in ritardo su questi temi, noi no, voglio dire, siamo un paese evoluto, siamo un bel paese, ma su questi temi siamo un paese in forte ritardo, perché da una parte l'economia è avanzata enormemente perché la globalizzazione ha portato a questo, ma dall'altra parte le funzioni dello Stato, il paese è rimasto tardo nelle sue funzioni burocratiche, non si è accelerato. Anzi, io credo che la legislazione continua ad appesantire e continua a creare balzelli che rallentano ancora di più poi l'espressione di una vera regolamentazione del vissuto del paese, del vissuto dei singoli cittadini. Allora io credo che noi dovremmo davvero, e chiediamo, qui abbiamo un rappresentante dello Stato, che bisogna dare risposte concrete, cioè non possiamo attardarci mesi sulla richiesta della riforma elettorale, piuttosto non ci cambia la vita. Io credo dobbiamo essere molto più concreti su quello che sono le politiche. Io certamente questo dopo ridefinirà anche tutti gli altri ambiti, perché se vengono abolite le province non ci saranno più prefetture per tutte le province, così come i comandi provinciali di carabinieri, così le camere di commercio, non ha più senso che ci siano livelli per ogni rappresentatività, bisognerà riformare, certamente non ci vorranno 6 mesi, in 1 anno, ma io credo che questo processo dobbiamo cominciarlo a farlo. Perché diversamente lo fanno i cittadini attraverso condizioni di vissuto diverse da quello che il Paese impone. Grazie, davvero una testimonianza preziosa, perché se mi posso permettere di chiudere con uno slogan che diventa poi una specie di titolo, come fanno poi i giornalisti. La vera distruzione creatrice, credo che debba farla il Paese, l'azienda Italia, nel distruggere, ahimè, anche i posti di lavoro che presidiano un ufficio che dice un sì o un no e blocca code e code di altri multipli di occupati che non possono esprimere le loro energie perché stanno appesi a professionisti del veto o del conflitto, peggio ancora, che non portano nulla, non creano produttività, non creano modernizzazione, non creano innovazione, non creano sviluppo. Forse il Paese deve riflettere su quello e forse magari, chissà, il prossimo censimento sarà quello che ci farà capire quanti vivono di un sì o di un no e quanti vivono invece magari sui mercati dovendo competere, dovendo vendere prodotti, cose concrete e vive. Grazie, buon proseguimento.